Eccoci qua, di nuovo, siamo di nuovo qui in pole position, come si suol dire, no? Siamo sempre pronti, gli ascoltatori sanno che il giovedì sera alle 21.30 c'è Radio Florence National, no, Florence National Radio, sbaglio sempre, cazzo, il Pimpini e il Bronzi in questo momento si sono dati un'occhiata per dire, beato lui che non capisce una sega. Ma no! Vero? Ma poi il dubbio è, a legno o a ferro? A ferro. Sega, ecco appunto. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Vi ricordiamo che il 13 di febbraio saremo live al Circus di Scandicci. Quindi chi vuol venire a vedere, l'entrata è gratuita, me l'hanno già detto, giustamente, per gli appassionati, chi vuol venire, non penso ci sia a prenotare, però se dite che magari volete venire, vi si riserverà un posto in più, diciamo, ai più fortunati. Ma è grande e piccolo come questo luogo? Non ho assolutamente idea come sia, ho visto le foto, è un bel locale. Bene. Poi conosco, diciamo, Pestriccio, perché il batterista di Sabotage, che io seguivo ai tempi, 20-30 anni fa, è il proprietario, quindi lo conosco di vista, non ero un suo fan e so che ora lui è un fan mio. Hai visto? Si sono scambiati i ruoli. I ruoli si sono rovesciati. Ragazzi, mi dispiace dirvelo, stasera io non potrò dire di quale argomento parleremo perché né io né il Bronzi ne siamo a conoscenza. Non ne sappiamo niente. Quindi, non per nulla, la notte è il mistero. Esatto. Pertanto è un mistero anche di che cavolo parleranno stasera i nostri due, Luca Scuffio di Prato. Buonasera a tutti. E il professor. E Giampaolo Zanetti. Buonasera a tutti. E la nostra amica Vera che stasera tradurrà in simultanea in tedesco. Buonasera a tutti. Ich werde versuchen alles in Deutsch zu übersetzen. Hier geht es um Mordfälle, die in seit 1968 in Florenz stattgefunden haben und diese Gruppe versucht wirklich ernsthaft Spuren zu finden, um der Polizei zu helfen. Per me ci ho offeso. Adesso non ha sbagliato radio, effettivamente. A Florence Internazionale Radio. Una cosa che tengo a dirci, speriamo che non abbia offeso nessuno. Noi non no. Io però no. Non ho capito l'ultima parola. Ecco. Nemmeno io. Ma perché hai inventato? No. Io capivo solo l'orario. No, nemmeno. Va bene, va, poi ci dirai. Quindi in italiano ho salutato gli ascoltatori tedeschi, che qui si tratta del tema dei omicidi dal 68 in poi e che questo gruppo si impegna seriamente ad aiutare a trovare l'assassino e mettere un po' i pezzi insieme. Bene, velocemente Giuseppe Di Bernardo ci saluta, ciao Giuseppe, grande, fatti vedere, e tanto che ti dico vieni a pubblicizzare il libro, ma mi sembra, assolutamente sì, ma mi sa che te la tiri un pochino, diciamo la verità, Giuseppe se la tira un pochino. Giuseppe è sempre impegnato, dai, sì, impegnato. Non con le donne, no. Io so che è fidanzato, no? No? Allora per chi lo volesse sapere, Giuseppe Di Bernardo, il disegnatore di Diabolik, e soprattutto del libro sul mostro a fumetti sul mostro di Firenze, molto bello. E single, perciò li facciamo. Quindi, ragazze, anche fatevi avanti. Esatto. Per ora la priorità sulle donne ce l'hai i Pimpini, è pieno. I Pimpini. No, lui è l'unico che ha un diritto di prelazione. Diciamo un'attività sessuale migliore della mia, anche perché basta alzarsi dal divano e già ce l'hai. La notizia è che c'è stata da poco l'acquisizione di Radio Serba da parte di Florence Internazionale. Also wir scherzen gerade ein bisschen, wir haben ein. Ma che fai, traduci davvero? Passiamo. Ragazzi, fammelo dire. Siamo partiti un po' così allegramente. No, ma allora, stasera. Ora, seriamente, ma di cosa parliamo stasera? Stasera spazieremo. Ok. Chiaramente il tema è sempre il mostro di Firenze, ovvio. Assolutamente. Però spazieremo dai processi che si sono susseguiti, quindi il processo Pacciani, il processo Compagni di Merende e il processo Mele. E quindi facendo anche dei parallelismi. Pensavo si parlasse dei droni stasera. Fra questi processi, facendo dei parallelismi e anche insistendo un attimo su delle note metodologiche, ecco, non vorrei apparire noioso dicendo così,
cominciando in questo modo, però è giusto anche capire quali sono gli scopi delle persone che partecipano a questa trasmissione, perché ognuno chiaramente ha degli scopi ben precisi. Vabbè, e le persone che partecipano sono tante, hanno idee diverse, chiaramente hanno anche scopi diversi, e quindi chiaramente utilizzano anche metodi di studio e metodi di indagine diversi l'uno da, quindi ognuno di noi utilizza un certo tipo di approccio a questo caso. Quindi ecco, io direi di approcciarsi proprio così a questa trasmissione di stasera. Perfetto. Luca, tocca pure a me. No, eh beh. In effetti vediamo noi che questo spettro, ampio spettro, diciamo, delle posizioni che ci sono su questa vicenda, che è una vicenda che lo ricordiamo, sia per quanto riguarda processi, che credo sia stato il primo vero processo mediatico in Italia da un punto di credo vista di sì. dimensioni proprio. Mm. Parlo del processo Pacciani, del primo grado, ha portato con sé quindi, diciamo, tutta una serie di novità, e quindi tuttora l'eco si sente nel continuare questa curiosità che, bene o male, diciamo, nasce da un'insoddisfazione. Qualcuno ritiene che questi processi non abbiano raccontato tutta la verità, qualcuno ritengono che non l'abbiano neanche sfiorata, qualcuno è anche soddisfatto, ma insomma il fatto che comunque siamo tutti a discuterne vuol dire che in effetti abbiamo delle condanne su certi episodi, su altri ci sono stati dei tentativi ma che non sono andati a buon fine. Parlo della procura che porta, per esempio, che ne so, Vanni sul cercano di incolparlo per il delitto di Calenzano, ma viene assolto per quel delitto lì. E quindi da qui nasce anche, effettivamente, come ha detto anche Giampaolo, l'esigenza di qualcuno, ha un'esigenza di narrazione, qualcuno ha forse delle velleità di voler scoprire chi è l'assassino. Io credo che non crede, chiaramente, se non crede che sia già stato scoperto, ovviamente. E quindi parliamo anche un po' di come forse, non come va approcciato il caso, ma magari come lo approcciamo noi. Certo. Sì, beh, certo, certamente come lo approcciamo noi, perché appunto siamo diversi e ognuno di noi ha idee diverse rispetto agli altri. Però ecco, secondo me bisogna partire da un discorso di onestà intellettuale. In che senso? Nel senso che quando si affrontano determinati argomenti e si ha una certa visione, e ognuno di noi si fa una certa idea, se si ha un intento puramente narrativo, ci si può fermare qui, chiaramente. Ognuno ha la sua idea, la espone, solletica l'immaginazione di chi ascolta, e chiaramente la cosa può finire tranquillamente qui, del tutto assolutamente legittimo. Se però nel nostro piccolo abbiamo delle piccole velleità, diciamo, di indagare ulteriormente, oltre a quello che è già stato fatto chiaramente dagli inquirenti, ma per conto proprio, allora chiaramente qui il discorso cambia. Il discorso cambia perché ha un'idea che una persona si fa, chiaramente viene associato l'onere, assolutamente, di trovare dei riscontri oggettivi in quello che è emerso dalle indagini che sono state fatte in varie epoche storiche su questo caso. Cioè ci si deve, se si parte da un'idea generale, si ha l'onere e l'obbligo di andare a cercare e trovare elementi a supporto di ciò che noi pensiamo, della nostra teoria. Sì, mi devi scusare un attimo, Giampaolo. Abbiamo dimenticato, come succede ultimamente, perché forse la Vera veramente deve prenderci un appuntamento dal dottor per l'Alzheimer. E per chi volesse inviare messaggi, 338 1980 688 per oppure per telefonare in diretta 055 24 77 985. Avevo promesso. Ah, scusami. Vera, ti saluta Deborah. Mille grazie, mi hanno fatto vedere il tuo messaggio e ti voglio bene. Grazie e ci vediamo la prossima volta.
Bene, sì, esatto. E un saluto anche a tutti gli altri che mi conoscono. Un saluto da Nick Moon, bravi tutti, soprattutto i relatori. E un saluto alla Marisa, che è la mamma della Marianna, che stasera ci è stato detto si è buttata a capofitto sulla pista sarda. Ah, ecco. Invece io ne ho saputo un'altra. Sentiamo. Il nostro caro Pimpini in famiglia sono complottisti. Dai. Sì. Pensano a piste, a depistaggi e piste esoterici, nere, verdi, anche un po' a pallini. Secondo livello. Livello, giuttari, lo sono giuttariani. No, peggio ancora? Sì. Ah, vabbè. Perché peggio grazie, ancora? Grazie, è stato bello averti qui con noi. Una collaborazione è stata finora proficua. Proficua, ma d'ora in poi... Non credo che i nostri rapporti possano continuare oltre. Ma dimmi se finiscono prego. Stasera, ecco, in parole povere. Esatto, no, sono già finiti da ora. No, ecco, dicevo appunto, se l'intento di chi, diciamo, di noi parla alla radio, scrive articoli o comunque post, è quello di indagare, perché ci si è fatti chiaramente una certa idea, bisogna assolutamente andare a ricercare elementi oggettivi che supportino la nostra idea, perché se no l'idea rimane soltanto un'idea pura, rimane teoria pura. Questo è il concetto fondamentale. Ora, dal punto di vista metodologico, ci sono due sistemi per poter fare un'indagine. Sistemi che vengono anche utilizzati dagli investigatori professionisti, e sono sostanzialmente due: un approccio deduttivo e un approccio induttivo. Spiegherò molto brevemente questi due approcci. L'approccio deduttivo è quello per cui una persona, leggendo qualcosa, si fa un'idea generale. A questa idea generale, chiaramente, successivamente segue la ricerca di elementi a supporto di quest'idea, elementi tratti chiaramente dalle indagini e quindi da quelli che sono i verbali a disposizione. Quindi dal generale si scende al particolare, cioè dall'idea generale si va poi a trovare conferma di quest'idea generale, se si trova chiaramente, attraverso elementi trovati e riscontrati nelle indagini. L'approccio invece induttivo, che francamente e personalmente è quello che prediligo, è quello che invece fa il contrario, cioè parte dai particolari, quindi parte direttamente dallo studio di tutti gli elementi emersi nelle indagini, e piano piano in questo studio si cerca con questo approccio induttivo di collegare i vari elementi da un filo logico comune che si possa associare, e dal particolare di base si sale quindi ci si crea piano piano un'idea generale, ci si costruisce piano piano un quadro come esattamente in un puzzle. Quindi questi sono i due approcci. Deduttivo, si parte dall'idea e si vanno successivamente a cercare elementi a conforto e a supporto di quest'idea. Viceversa, l'induttivo, si parte dagli elementi e poi da questi elementi si cerca di raccordarli quanto nel modo più armonico possibile fra loro, per costruirsi poi un'idea generale che possa, diciamo, raccogliere in modo plausibile tutti questi elementi. Quindi questo è un approccio metodologico, perché spesso abbiamo la negazione di elementi, questi elementi non sono validi, negazioni che possono anche essere giuste, però devono essere supportate da altri elementi che confutino i primi elementi contestati. Se no si parlano due lingue diverse, perché sono due approcci completamente diversi e che non si parlano fra loro. Sono due modi di ricerca, ambedue validi, se metodologicamente impostati in modo corretto, però devono essere
l'idea deve essere sempre supportata e confortata dal particolare emerso dalle indagini. Questo è fondamentale. Se no, se uno rimane soltanto nel campo dell'idea, l'idea è lecito averla, però ha altri scopi, non ha gli scopi dell'indagine, ha scopi narrativi, ha scopi appunto di stimolare l'immaginazione di chi ascolta, di far capire la propria posizione, però rimane solo a livello di idea. Telefonata. Pronto? Sì, ciao. Buonasera, Valeria. Buonasera, grazie, sì, ciao. Ciao, ma quello è il mio numero personale, devi chiamare a questo che della radio. Sei in diretta, sei in diretta. Ah, ok, sì, prego. Volevo... Pronto? Sì, prego. Sì, dici. Sì, ciao. Sì, ciao, sono Valeria, chiamo da Milano. Ok. Allora, premesso che vi seguo e quindi ho avuto modo di appurare ancora di più che c'è un'indagine dopo tanti anni molto accurata e dettagliata. Io a un certo punto, dopo essermi anch'io documentata e aver analizzato, ho capito, ho presupposto che focalizzando troppo si perde probabilmente il punto. Allorché ho pensato di fare un esercizio inverso, lo chiamo così, ossia partire dalla fine, perché è vero che ci sono stati tanti anni di indagini, di inquirenti, soprattutto negli anni dei delitti, hanno avuto modo di appunto indagare sui delitti, però in quegli anni mancava un particolare, secondo me importante, che è la fine, che soltanto adesso noi possiamo, rispetto agli anni 80 fino all'85, verificare, ossia la fine. Cioè che una fine non c'è. Ah, beh, ecco. Esatto. Allora io ho detto, io ho resetto tutto, non mi focalizzo più, perché focalizzarsi su tutti i particolari, sui proiettili, sulla pistola, sulle location, probabilmente fa perdere l'obiettivo. Ho detto, resetto tutto e parto dalla fine, dal nulla. Allora ho detto, ma partiamo dal presupposto che siano i delitti di Firenze e non il mostro di Firenze. Sono partito da questo presupposto. E un primo appiglio l'ho trovato. E qual è stato il primo appiglio? L'ultimo delitto, appunto la fine. E mi sono chiesta, ma in quell'ultimo delitto c'era un mostro, uno solo, e c'era una persona? Ma, no. Molto interessante questo tipo d'approccio. Cioè, se noi partiamo dal presupposto di resettare tutto, non parliamo del mostro di Firenze, ma dei delitti di Firenze. Ok? Ok, però dove ci porta? Ci porta che non c'era probabilmente una persona. Spieghi il motivo, per favore. Ci vuole una motivazione, cioè questa è una certezza. E per avere una certezza bisogna avere dei motivi ben precisi. No, è un'ipotesi di lavoro, no. Però è un'ipotesi allora, di lavoro. Però, attenzione, abbiamo la certezza che la mano fosse la stessa in tutti i delitti? Sicuramente abbiamo la certezza che la pistola fosse la stessa. Esatto. Questa è una certezza. Una certezza. E questa pistola... E la ecco, le due certezze quali sono? La pistola, chiaramente... E i proiettili che le varie perizie hanno stabilito trattarsi di proiettili sostanzialmente presi da due scatole da 50 proiettili ciascuno. Ma è proprio questo, se noi ci focalizziamo sulla pistola e sui proiettili non andremo mai a capire qual è la mano. La certezza che sia la stessa mano dal 68 all'85
non ce l'abbiamo. Non abbiamo la certezza, questo hai ragione, non abbiamo noi la certezza assoluta, però abbiamo un modus operandi e tutta una serie di particolari che si ripetono tutte le volte. E partendo dal presupposto che non è che le persone si sveglino una mattina e oggi il duplice omicidio lo fai tu, l'anno prossimo lo fa un altro, cioè qui si parla di una psicopatia, si parla come una persona che fa una cosa del genere è oggettivamente una persona problematica, non è una persona normale, come si suol dire. Ecco, e vedi, è proprio questo che invece mi ha convinto del contrario. Se invece così non fosse, sai cosa mi ha ispirato? Cioè, ogni delitto sia fatto da una mano diversa rispetto agli altri delitti? Allora, un dato è certo. Io sono partita facendo questo mio, io lo chiamo esercizio inverso, dal fatto che non c'è certezza che la mano sia la stessa, soprattutto dal 68, dalla 68 in poi, dal 68 a poi all'omicidio dopo dell'81, la mano non è la stessa. Siamo d'accordo su questo? No. Assolutamente io sono d'accordo. Poi c'è il 74 di mezzo, c'è il 74. C'è il 74 nel mezzo, e comunque la mano, secondo il mio punto di vista, è sempre quella. Posso dire una cosetta? Vai Luca, allora, poi bisogna andare in fasce. Ah ok, no, quanto? È zero, siamo allora, fuori. Magari se resta un secondo. Puoi rimanere in attesa? Sì, certo. Bene, allora si va in fasce e torniamo, due minuti. 1980 688, questa volta lo dico io, chi volesse chiamare può fare allo 055 24 77 985, perché l'ho segnato. Grande! Valeria, ci sei ancora Valeria? Sì. Bene, sì. Prego. No, allora, secondo me, nel senso, non c'è una certezza che dal 68 all'85 sia la stessa mano. Su questo non c'è certezza. Non c'è certezza assoluta. Non c'è certezza assoluta. Però ci sono tanti elementi che hanno fatto considerare che nel corso degli anni, chiaramente nel corso delle indagini, la mano fosse unica. Per esempio, se posso fare un esempio, il fatto di segni di trascinamento dei corpi femminili. Ci sono segni di trascinamento di corpi femminili su tutte le, su quasi tutte, chiaramente quelle che sono state tratte al di fuori delle automobili, cosa che viene dagli inquirenti diciamo presa in considerazione, sul fatto che possa essere solo una persona, quindi, perché se fossero due, probabilmente per prendere il cadavere della donna e portarlo fuori, probabilmente lo prenderebbero in due. Però, sì, però vedete, le modalità. Ecco, sì. Ecco, è proprio questo l'esercizio inverso che voglio fare io. Noi continuiamo a focalizzarci sugli elementi oggettivi. Eh beh, sai, per le indagini sono fondamentali, perché sennò a cosa ci appigliamo? Certo, però col senno di poi, obiettivamente, poteva essere una sola persona durante il delitto di Scopeti? Una sola persona che poi rincorre, sì, il francese. Allora, no. Posso risponderti un secondo, Valerio? No, volevo dire solo una cosa. Quello che volevo un attimo dire, per riallacciarsi anche al discorso che stavamo facendo, la tua ipotesi è, fra virgolette, è a cittadinanza come tutte. Quello che però non mi torna molto, ma non è una questione di chi c'era o chi non c'era, è una domanda che magari più che altro ti devi fare, anche perché me la sono fatta io all'epoca, quindi potrei riportarti un'esperienza simile alla tua, no? Per quanto riguarda, è proprio l'approccio alla vicenda. Te parli, intanto secondo me, di una cosa un po' difficile da realizzare, quella di far tabula rasa e andare con la, diciamo, di svuotare, come hai detto tu, non mi ricordo, di non focalizzarci sugli elementi dettagliati, allora, di realizzare l'epoca col senno di poi.
Ok. Cioè, innanzitutto sì, resettare il mostro 1 di Firenze, i delitti di Firenze. Iniziamo, perché il mostro di Firenze l'ha inventato, tra virgolette, Spezzi. Ha iniziato a dire giustamente c'è un mostro. Che poi sembra che non sia stato neanche ma lui. Ma no, perché il mostro di Firenze venne fuori. Parlarono di mostro già nel 74, in realtà. Spezzi manco lo sapeva e c'era. Ma sulla base di che cosa? Ma sulla base, ecco, questo è il punto. Allora, giustamente, qui si parla di elementi oggettivi. E anche qui ci sarebbe da fare un discorso Luca, complesso. Anche sulla base che cosa? Sulla base innanzitutto che la pistola era sempre la stessa ed è una cosa certificata. Questo, ma questo non vuol dire non che vuol la dire, pistola però, aspetta, non Valeria, sia passata da mano in mano. Ma scusami tanto, io poi io accetto volentieri il tuo modo di pensare, ci mancherebbe altro. Credo che una persona che uccida, per me nel 68 è stata una persona, poi dopo è stato dal 74 poi un'altra, non credo che se io ho una pistola ammazzo una coppia la vado da un altro, quella ammazzo una coppia quella vado da un altro, la ritengo un'ipotesi un po' così fantasiosa, per quanto io possa rispettarla, per l'amor di Dio. Però a meno che non sia un'organizzazione, un gruppo ristretto, però scusa, che è sempre quello, Valeria, scusa, allora secondo, è un altro te discorso, mi sta dicendo ancora. Parliamo io degli italiani arrivare. Scusami, però sei un po' io noto una contraddizione. Non in quello che io poi ti posso spiegare perché credo che Ascopeti fosse uno solo, ma qualcun altro ti potrebbe tranquillamente spiegare perché crede che Ascopeti fossero un tanti. Però quello che stai facendo tu non è un fare piazza pulita di tutto. Te ti stai focalizzando su una specifica cioè parti aspetto. Da un preconcetto che sia un gruppo. Te stai parlando degli italiani focalizzandosi su Puntassieve o su Milano, cioè te, in realtà se te dici io vorrei parlare degli italiani, non parliamo di città, Milano, cioè mi spiego, allora per dire, sul discorso anche metodologico, te dovresti sicuramente accettare anche la possibilità di un serial killer unico, altrimenti fai l'errore che faccio io, fra virgolette, per me era un serial killer unico, te mi dici no, però hai la posizione, diciamo, conoscitiva identica alla mia, cioè non ti poni in una situazione più elevata, ti poni su un livello diverso, io e te siamo sullo stesso treno in due vagoni diversi, ma te non hai una visione dall'alto, come mi spiego, non so se riesco a... Sì, no certo, io capisco perfettamente, io a un certo punto mi sono chiesta, è possibile certamente che sia una persona, cioè che sia un mostro di Firenze? Cioè, e se così non fosse? Se il mostro di Firenze non esistesse... Ok, aspetta, per restare in tema alla trasmissione, e come fai a darti la risposta? Cioè, attenzione, io è da poco che ho cominciato a fare il mio esercizio okay. Inverso, io non ho certezze, però... è un esercizio, l'ho chiamato così appositamente, io sto facendo un esercizio per probabilmente personalmente venire a capo nel mio piccolo di una ipotetica altra ipotesi. Io non parto dal mostro di Firenze, io parto dai delitti di Firenze, perché, e questo è inconfutabile, non c'è certezza che la mano sia la stessa, quindi per me sono i delitti di Firenze. Io parto da questo presupposto. Poi, tornando indietro, nel mio esercizio inverso, parto dall'ultimo delitto. L'ultimo delitto, documentandomi, leggendo, ascoltandovi soprattutto, ho messo un altro paletto. E, secondo me, è molto improbabile che fosse una persona agli Scopeti. Solo una. Perché? Perché rincorrere, per un preciso particolare, perché rincorrere quel francese da solo durante tutto il misfatto della tenda, di quegli attimi convulsi, rincorrerlo, raggiungerlo. Ma lo sai che non è così. Guarda, non hanno fatto 100 metri, eh? No, allora, ma poi lui, nessuno è stato rincorso. Sono 12 metri circa. Gli ha tagliato la strada. Quindi lui ha fatto 15 metri, il francese faceva, vedi cosa vuol dire il dettaglio, no? Quando si parla del dettaglio, non gli è andato dietro. Lui, i boss, ecco, tanto per farti un esempio, però prendila come vuoi, però ti dico come
le evidenze. L'assassino o gli assassini, chi spara, ok? Chi spara sta fermo nella zona della tenda, tutti i bossoli sono stati ritrovati lì. Assolutamente. Mentre il francese è corso verso l'auto, perché c'è una macchia di sangue sull'auto, che addirittura credo sia uno schizzo, poi ha fatto un arco, una manata, quindi l'auto sta a sinistra, poi ha continuato a correre cercando forse un varco fra i cespugli, ha girato e alla fine quando l'assassino ha mollato, ha esaurito i colpi, ha fatto pochi metri e lo ha raggiunto. Quindi ha fatto un semicerchio, ha fatto una specie di semicerchio, lui ha girato intorno e l'assassino gli ha tagliato la strada. Il mostro è rimasto fermo. Posso aggiungere anche un dettaglio? Ora non so se te, Valeria, sei stata sul luogo di Scopeti, probabilmente l'avrei visto in foto, non so se ci sei andata, però io ci sono andato di notte e ti posso assicurare che ci sono andato anche di giorno, e io sono maldestro, ho inciampato anche di giorno perché ci sono tutte le radici degli alberi. Io sfido a qualsiasi centometrista a correre al buio in quel terreno a piedi nudi e non inciampare o cascare, quindi non è che il mostro abbia avuto molta difficoltà secondo me. Ma guarda, poi al di là, ti ripeto, non voglio confutare la tua di teoria, quindi però ti porto degli elementi. Lo stesso giudice che si è, consentitemi il termine, inventato l'esistenza dei complici, perché prima della motivazione della pubblicazione non esistevano complici. Il processo Facciani è partito con una sola persona ed è in motivazione che compaiono complici. Lo stesso giudice in motivazione di sentenza dice: non esistono elementi fisici. Riccardo, che c'è? Scusa, Riccardo? Non esistono elementi fisici per dire che c'era più di una persona. Allora, quindi voglio dire, se lo stesso giudice che ha detto, dice non esistono elementi, non vuol dire che non ci fossero, dice però che tutte le ipotesi possono essere valide da sto punto di vista qui. A sto punto ognuno sceglierà la sua. Però ecco, il fatto appunto che ognuno può, mi riallaccio al discorso dell'inizio della trasmissione, ognuno può avere chiaramente e legittimamente un'opinione, partendo dall'inizio, partendo dalla fine. Come dicevo prima, non abbiamo elementi di certezza assoluta, ma ci sono tutta una serie di indicazioni, di elementi emersi dalle indagini che ci portano tutte in una direzione e nessun elemento nell'altra. Ecco perché non si può assolutamente prescindere dagli elementi che sono emersi dalle indagini. Cioè, tu dicevi rincorrere il francese posso dire una cosa? Non è stato rincorso, che sia stata una mano a fare scissioni, a sparare, su questo non c'è dubbio. No, ma io guarda, ma che ci fossero delle persone a coprire, a far da palo, a proteggere l'operazione, io su questo rifletterei. Però bisogna trovare i riferimenti nelle indagini, i riferimenti oggettivi. Allora, se fossero state più persone, sarebbe guarda, stato... Guarda, di oggettivo, correggetemi se sbaglio, c'è una cosa. Non è certo che sia stata la stessa mano sempre. Non è oggettivo, è un'incertezza. Quella esatto. Non è una certezza. Cioè, capito? Allora, il discorso è questo. È come il giochino della settimana enigmistica, unisci i puntini. Esatto. Te però puntini ce li devi avere, poi nel passare da un puntino all'altro purtroppo noi non abbiamo i puntini sono la pistola. Non solo i bossoli sono stati ritrovati, le scissioni, le dinamiche come possono essere, tanti puntini. Posso fare un piccolo riassunto? Da 68 fino all'85 coppiette, punto primo. Fammi finire. Coppie comunque, o amanti o fidanzati. Scusate, Bronzi, devo anche dire che ci sono anche altre chiamate sotto. Sì, certo. Poi seconda di poi, cioè portarsi dietro un complice, intanto a fare una cosa del genere è rischiosissimo, perché mettiamo che il complice parli per qualche motivo nell'85 ti non subito, c'è un aspetta gruppo, non è, ma non può essere un gruppo ragazzi
Ma come si fa? No, qualcuno parla. Per tagliare la testa al toro, se no poi non ci sono altre. Nell'85 ti dico perché stava una persona sola. Perché quel duplice omicidio lì, che era il culmine o il finale, che probabilmente si era immaginato il mostro di Firenze, doveva andare così, secondo il mio punto di vista. Lui doveva nascondere entrambi i corpi e non farli ritrovare entro un certo lasso di tempo. Jean-Michel, che è scappato, se erano in due, se c'era anche il palo avrebbe dato una mano all'assassino a prendere Jean-Michel e rimetterlo in tenda. Chiudevano la tenda, lì per due, tre, forse quattro giorni, nessuno avrebbe scoperto i corpi. Invece, cos'è successo? Jean-Michel, il povero Jean-Michel, è riuscito a fuggire dalla tenda, è stato raggiunto e assassinato, ed è stato lasciato dove più o meno è caduto o è stato addirittura spinto all'interno di questa macchia. Dopodiché è stato coperto, fra virgolette, in maniera un po' così, maldestra, fammi finire, con due secchi e due sacchetti. Perciò, se erano in due, qual era? Non c'era problemi, lo prendevano di peso, lo rimettevano in tenda insieme alla povera Nadine, chiudevano il tutto. Per 3-4 giorni nessuno avrebbe visto nulla, perché te passavi di lì, vedevi una tenda, una macchina, te ne andavi perché, dice, rompo le scatole a qualcuno. A quel punto sarebbe arrivata la famosa lettera della Monica, sarebbe impazzita la polizia e i carabinieri, perché sapevano che era stato ucciso qualcuno, ma non sapevano né dove né quando e né chi. E né chi. Sicuramente avrebbero cercato un'automobile con due cadaveri dentro, e invece erano in una tenda chiusi, e questi diventavano pazzi, ma veramente pazzi. È tutto plausibile. Però, è logico, non è plausibile. Non è logico. Allora, certo, se è logico. Allora, se è logico, per logica dovremmo chiederci come mai da lì in poi tabula rasa. Tu mi stai parlando, se posso darti del tu, certo, di una progettazione assolutamente sì, sistematica, cioè di qualcuno che ha in mente un disegno che poi finisce lì. Il serial killer non la finisce così. Ma e chi l'ha detto? Chi l'ha detto? La finisce lì se è sotto pressione. Ma mi fa un esempio. Se uno di quelli che è stato perquisito si ferma. Non dà più segni di vita? Come? Non dà più segni di vita. No? Succede. Hanno ripreso ora il serial killer delle Zodiac. Scusa, non ha più dato segni di vita, potrebbe essere morto. Zodiac è sparito. Come si chiama quello che hanno ribeccato ora col DNA? Dopo 35-40 anni. Si era fermato. Si è fermato. BTK si è fermato. A voglia se si ferma. Si fermano. Cioè, non è una legge matematica, esatto, il fatto che un serial killer che ha... cioè, ci sono delle casistiche, ma non delle leggi matematiche. E il problema è questo. Il problema, quello che dici tu, potrebbe anche essere uno scenario diciamo valutabile in termini più che tranquilli. Il problema è che tutti gli elementi che sono emersi dalle indagini, dai quali nessuno può prescindere, portano nella direzione del serial killer unico, Golden State Killer. E questo è il problema. Nel momento in cui si fa un'affermazione, dice potrebbero essere più persone, bisogna e si ha l'onere di trovare elementi a supporto di questa, elementi chiaramente emersi dalle indagini, quindi elementi oggettivi, che portino in questa direzione. Non dico diano la certezza, ma che indirizzino in questa direzione. Ed è quello che appunto normalmente fanno gli inquirenti quando fanno le indagini, cioè tanti indizi che concordanti fra di loro portano inevitabilmente in una determinata direzione. Il problema del gruppo, chiaramente, cioè, è legittimo pensarlo, nessuno nega, però gli elementi emersi non portano in questa direzione. Questo è il problema. Ha colpito molto l'intervento del figlio di Fioravanti nella vostra trasmissione. A un certo punto lui ha parlato di un movimento. Ve lo ricordate?
No, io non mi ricordo. No, no, io non, io me lo ricordo bene. Ha parlato di un movimento di persone contro le indagini, contro... Ma il figlio di Fioravanti è il figlio di Fioravanti e non è Fioravanti, quindi già questo, cioè, non era... Non vi siete accorti di quel particolare che ha detto? Sì, allora, è certo, però allora... Cosa vuol dire un movimento? Ma allora bisognerebbe chiederlo al figlio di Fioravanti. Ma, anche quando si fa un'affermazione, cioè, bisogna portare elementi a supporto. Allora, non si può o lanciarle... dai una suggestione, la lasci lì, allora boh, va bene. Se no, o dici effettivamente come sono andate le cose, cosa pensi, perché se no ognuno può pensare diversamente. Io penso che una persona sola in tutti questi delitti non... credo che sia molto difficile che una persona che si è addentrata. Guarda, aspetta, scusami Valeria, c'era un interessante... Ah, ora bisogna smettere, mi dicono perché c'è chiamate sotto. C'è chiamate sotto. Però quello da cui parti te è un particolarissimo, che è lo stesso che... Io se io ti dico per me era uno e te mi dici per me erano tre, stiamo sullo stesso identico piano. Cioè, te non... capito cosa voglio dire? Non hai fatto tabula rasa, hai sposato una delle fazioni. Hai sposato esattamente una delle fazioni e si dibatte da anni su questa cosa, ma te ne accorgerai magari se vorrai approfondire, ma è legittimo, io non sto dicendo che è sbagliato, però andiamo a parlare di un tema ampiamente dibattuto, però ti dico e te hai sposato una teoria specifica che magari io ho sposato l'opposta, però siamo su uno stesso campo. Però fatto sta che se ci si limita soltanto a esporre idee, benissimo. Se si ha una pretesa leggermente maggiore e quindi di poter fare nel proprio piccolo... lungi da me. Qualsiasi desiderio è del tutto legittimo. Il mio è un esercizio. È un esercizio filosofico. Inverso, cioè partire dalla fine. Non c'è nessun problema. Se parti, e poi lascio, perché se parti dall'idea che c'erano più persone, te ti preludi un 50% delle possibilità. Quindi è un esercizio parte... Io parto dai delitti. Sì, no, dici così, però erano più di uno. E qui, cioè, mentre magari partendo da un quadro generale senza nessun tipo di aggancio, pensi di fare giustamente, di comprendere il tutto, quando poi tu dici, però qui erano di più, hai escluso metà delle possibilità. Quindi già ti sta... Se la tua soluzione è dall'altro campo, te la saperza. Vabbè. Va bene, dobbiamo chiudere, Valeria, abbi pazienza. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie dell'intervento. Ciao. Prego. Bene. Allora, stavamo parlando di tutt'altra cosa, poi vabbè ci sono tutti i ragazzi che mi salutano, McBride a Cecina, Nick Moon, insomma vabbè tutta una serie di persone che ci fanno i complimenti della trasmissione. Stavi dicendo, Luca, prima, ci siamo persi? Un po' sì. Ah vabbè, comunque è il momento della fascia, precisi. Bene. Torniamo fra due minuti. La fascia. Bene, siamo tornati in diretta, siamo online su www.florestationradio.com. Mi raccomando, condividere sempre, per chi volesse chiamare 338-1980-688 e per chi volesse mandare messaggi, scusate, per chiamare 055-2477-985. Abbiamo una telefonata. Deborina, pronto? La Deborina. Buonasera. Ciao Deborah. Anche io da Milano, questa sera Milano invade Firenze. Lo sai che forse veniamo su a fare una data a Milano? Ma fantastico, allora vi aspetto a braccia aperte. Prepari il panettun. Preparo il panettun e preparo sopralluoghi sui luoghi del mostro di Desio. Va bene, okay. Prego, dici tutto. Sentite, a proposito di smontare tutto, destrutturare, rovesciare, io per principio sono d'accordo, poi però chiaramente ognuno prende direzioni diverse, io non ho in mente nessun mostro, nessuna particolare teoria, ogni tanto vado in fissa con qualche particolare. Adesso mi avete stimolata molto con la storia di Scopeti, perché le radici affioranti di Scopeti a me fanno pensare che anche il mostro, l'assassino, poteva inciampare anche lui a Scopeti, cioè non solo la vittima Jean-Michel che scappava, ma anche lui avrebbe potuto inciampare. E insomma, se non si è più teenager, inciampare ci si fa parecchio male. E guarda caso, mi correggerete, ma non è vero che poi in seguito
all'ospedale di Ponte Amicheri, davanti al pronto soccorso, fu trovato una cartuccia, un proiettile, qualcosa che sì. mi direte? Un proiettile. Un bossolo. Una cartuccia. Tutta la cartuccia. Sapete dei dettagli in più su questo ritrovamento a Ponte Amicheri che mi sta ossessionando questi giorni? Grazie. Ma rispondo io. Prego. Il ritrovamento del proiettile a Ponte Amicheri sarebbe estremamente interessante sapere se nella maxi perizia che è stata fatta l'estate scorsa, dello scorso anno, sia stata inclusa, perché appunto è stata rifatta una maxi perizia su tutti i bossoli ritrovati sulle scene di tutti i duplici omicidi. Sul proiettile sicuramente lo sappiamo perché è stato scritto sui giornali, ritrovato nell'orto di Piazza Pacciani, ma non sappiamo, almeno nulla è stato scritto, quindi siamo all'oscuro completo, se è stato rianalizzato questo proiettile, che fu trovato appunto nel parcheggio dell'ospedale di Ponte Amicheri, così come fu trovato anche un altro proiettile vicino alla buchetta delle lettere, della cassetta delle lettere, dove fu imbucata, dove pare fosse stata imbucata la lettera che poi arrivò a Silvia Della Monica. Anche in quel caso ricordo che fu trovato un proiettile. Ora, di questo proiettile, di quello di Ponte Amicheri, francamente non ne sappiamo assolutamente poi nulla. Se non sbaglio, e poi ci furono quelli inviati ai magistrati, mi sembra, altre tre poi cartucce inviate sì, in busta, in una, con uno, una, per voi, uno per uno basta, una busta contenente un messaggio, una testa vi basta, indirizzata al sostituto procuratore Fleury, al sostituto procuratore Canessa e al procuratore capo Vigna. E mi sembra fossero bossoli. A me sembra fossero cartucce, quindi compresa sì. di ogiva, e ognuno inserito in un dito di un guanto di tipo medico, quindi un guanto di gomma. Annodato, ogni dito tagliato fu annodato poi dopo che è stato infilato dentro il proiettile, e inseriti nella busta insieme a questo messaggio. Di queste dovrebbero avere fatto qualche analisi, però non essendo stati, se sono cartucce integre, non essendo state sparate, non è possibile né vedere il segno del cane sulla culatta sul fondello del proiettile, e neppure i segni laterali sul bossolo di incameramento nella pistola, di espulsione, quindi ci dicono poco. Ma io mi chiedo alcune cose su questo ritrovamento di Ponte Amicheri, perché immaginiamo il parcheggio di un ospedale, no? Avete detto in altre occasioni che comunque le pallottole di una cabina libro 22 sono molto piccole, sì, sono piccoline. Le più piccole di tutte. Ecco, poi hanno anche diciamo un colore, immagino, che si confonde un po' anche con l'asfalto, magari di quello che può essere un parcheggio di un ospedale. No, Deborah, il bossolo è dorato, praticamente. Ah, è dorato, ma è molto dorato. Piccolo, quindi è difficile vederlo. Ah, ok. Allora, perché io mi chiedevo una cosa, volevo capire come e dove era stato ritrovato, perché è caduto di tasca a un mostro zoppicante che va a farsi vedere, è stato ritrovato oppure cos'altro, dov'era? Se non sbaglio, ora non mi ricordo proprio esattamente, dovrebbe essere stato trovato sotto la rampa di accesso delle ambulanze. Sì, quindi probabilmente qualcuno l'ha messo lì. Allora, però attenzione, una cosa, visto che stiamo parlando di questo e che è importante la terminologia, usiamo la terminologia giusta. La cartuccia è tutto l'oggetto completo, polvere
bossolo proiettile, quella che quando tu apri la scatola della Winchester la tiri fuori e la metti dentro alla pistola, sì. Quella è la cartuccia, ok? Sì. Il bossolo è la parte metallica di ottone morbido e la palla o il proiettile è il pezzo, diciamo, di piombo che parte attraverso la canna della pistola. Quello che è importante, perché non è tanto per fare terminologia così, è che, come diceva prima Giampaolo, se hai una cartuccia sparata, sussistono pochi dubbi, perché la pistola lascia certe impronte e possono essere analizzate. E ogni pistola lascia le sue. C'è il segno del percussore e le rigature. Sì, c'è un percussore. Allora, nel caso di una semiautomatica c'è il segno del percussore, può avere dei difetti, per cui magari puoi vedere se quei difetti si sono replicati. Quindi, diciamo, sei in grado di fare un'analisi. Se io vado, per intendersi, io Luca domani può comprare delle cartucce, a parte a me non me le vendono, ma prendo una scatola di cartucce, estraggo una cartuccia e la può mettere a punta a sieve, ecco che ti parte una cartuccia da punta a sieve. Se la può mettere sotto la rampa di accesso dell'ambulanza a portare niccheri, ecco che ti parte la cartuccia a punta a sieve. Se sono il mostro di Firenze, allora ho trovato l'articolo, sì. È stato trovato sotto le rampe davanti al garage di Punta Nigra. Ma vieni, ma chi sono io? Martedì mattina 10 settembre a 10 alle 7, perciò alle 6:50 di mattina. Ma diciamo questo, se io fossi il mostro e volessi dare un messaggio che non sia equivocabile, siccome in quell'epoca giravano tantissimi articoli di giornale su sta pistola, eravamo tutti diventati esperti balistici all'epoca, perché se ne parlava tantissimo, dei segni della pistola, di questo, l'avrebbe saputo anche lui, bastava sparare un colpo, sparava un colpo, prendeva il bossolo e lì ci sarebbe stata la sua firma. Sì, dice che i bossoli del mostro di Firenze, chi l'ha presi, gli ha rinvenuti, si riconoscevano a occhio nudo, cioè dice che quando spararono, non mi ricordo dove, se era Baccaiano, forse a Scopì, ma mi ricordo, insomma, dice che questi bossoli li prendevi e già capivi che erano quelli, perché avevano un difetto. Sì, il percussore aveva un difetto, e quindi lasciava un segno molto particolare sul fondello, quindi sulla parte terminale, su dove va a battere del proiettile. E quindi ecco perché si riconoscevano appunto a occhio nudo, questo il motivo. Però avrei una domanda. Ciao Deborah, ci avrei una domanda. Io non riesco a capire se può essere caduta di tasca a qualcuno. Grazie. È andata a finire sotto quella rampa perché magari qualcuno camminando gli ha tirato un calcio inavvertitamente, oppure se era un posizionamento apposta. Allora, è stato trovato vicino al marciapiede, accanto a un'automobile parcheggiata, in pratica. Allora, io come se fosse caduta in effetti a qualcuno, comunque. Scusate, io volevo fare una domanda. Ecco, è possibile che può fare un po' la differenza, no? Perché qualcuno va lì, casualmente perde questo proiettile, come mai è lì una persona che ha in tasca questo tipo di proiettili proprio nei giorni successivi al delitto di Scopeti? Ce l'hanno tante persone, vanno in giro con quei proiettili in tasca che gli cadono dalle tasche in giro. Ecco, no, poi, poi attenzione, era un proiettile serie H, perciò era già fuori commercio. Ecco. Sì, perché, sì. Perché dopo, da un certo punto in avanti, c'era la W stampigliata sul fondello, sì, e non l'H. Mi hanno detto anche a 10 anni di distanza continuavano ad essere in commercio. Però c'era Deborah, c'era. Allora, io a tutti voi, anche a te Deborah, faccio la domanda. Allora, due possibilità: un pneumatico che magari l'ambulanza stessa sia incastrato nel pneumatico e sia liberato lì, oppure di un'altra macchina, oppure sotto la scarpa di qualcuno che ci aveva un profilo sotto e si aveva incastrato come un sasso e l'ha perso lì, no? Camminando, piano piano si è rallentato ed è caduto lì. Ma non era rovinato? Doveva essere rovinato. Invece questo non era rovinato. Ma, cioè, come è stato, come non è stato, non credo si possa determinare. No. Può essere caduto, possono avercelo messo, può essere stato del mostro, ma il problema è che non è determinabile. Quindi per me è un problema che magari c'è, ma
non ha mai soluzione, perché non essendo stato sparato non c'è modo di dare una risposta, non c'è modo di associarlo agli altri. E siccome se uno l'ha fatto per fare uno scherzo non ti viene a dire che l'ha fatto per fare uno scherzo, perché va in galera, non lo sapremo mai, capito? Quindi no, però le circostanze di un ritrovamento del posizionamento di un oggetto possono aiutare a capire. Ma guarda, Deborah, ecco. Però come ti ha detto prima anche Giampaolo, uno è stato trovato a San Pera a Seve vicino a una cassetta delle lettere. Uno è stato trovato all'ospedale di Ponte Annicheri, tre sono stati mandati, ma parliamo di tutti, tre sono stati mandati con delle lettere anonime a tre magistrati, uno è stato rinvenuto nell'orto di Pacciani. Tutti questi qua, quanti ne ho contati, sono tutte cartucce. Di nessuna di queste è possibile stabilire la provenienza, se sia stata del mostro. Allora, per ciascuno di questi possiamo fare, io ti dico, me la vedo io, ma Deborah, è la mia idea che vale quanto quella di chiunque altro. Per me è il solito buon tempone idiota che trovi dappertutto, che si può leggere sui giornali, sì. Stata libera, cioè, ma sai quanta gente c'è di deficienti, di oddio, scherzi di cattivo gusto sono all'ordine, cioè, del giorno, vedo, sì, anche però, oggi cioè, la mia è un'opinione come quella del... Ma allora queste cartucce serie H erano diffuse, di largo consumo, qualunque mitomane poteva usare, cioè poteva averle. Le serie H erano diffusissime ed erano da tantissimi anni in commercio, cioè si parla di milioni e milioni di pezzi, quindi allora, effettivamente io non mi ricordo quando è stata cessata la produzione, però fa conto nell'81 giù di lì, mi sembra nell'81 o metti caso. Però io ho parlato anche con uno che le vende e gli ho chiesto: ma senti un po', ma te c'hai delle cartucce in casa, in negozio, che risalgono a 10 anni fa o di più? E lui mi dice: a voglia, mi fece. Ti posso anche dire chi è, ma non te lo dico comunque. No, comunque è uno che vende, è un'armeria. Sì, confermano 81. Ok, 81 quindi era cessato, ma fino ai 91, se andavi in un'armeria, prima di venderti magari quelle nuove con la W, prima si levavano quelle che avevano le rimanenze in magazzino. Sì, le 22 erano le più comuni in assoluto, quindi diciamo il fatto per il tirassegno in particolar modo. Esatto, sì, quindi capito Deborah, non abbiamo nemmeno elementi da dire, sono questa famosa serie H, improprio chiamarlo così, ma ormai chiamiamola serie H, erano talmente diffuse, talmente comuni, non ti saprei fare una, è come uno avesse trovato un filtro di un MS in terra all'epoca, dice ma mostro male, ecco. Capito? Poi ora ecco. Trovare una cartuccia non è trovare un filtro di MS, ma come diffusione è come dice va fumare MS o trovalo, cioè capito? Sì, è questa, ma un conto è trovare una cartuccia messa su un banco della reception, è un conto è trovarla sotto una rampa. Assolutamente, però non abbiamo elementi per poter prendere una decisione. Purtroppo qui latitano gli elementi. Comunque ecco, molto interessante, siccome la punzonatura per punzonare la H sul fondello, i punzoni venivano cambiati, mi sembra una volta alla settimana, dove producevano alla Winchester, dove producevano questi tipi di cartucce. Un'analisi sulla punzonatura della lettera H per vedere perché ogni punzone poi la punzona la H in modo leggerissimamente differente. Quindi al giorno d'oggi sarebbe possibile, con i mezzi che abbiamo oggi, vedere se queste cartucce potessero in qualche modo ricondursi alle due scatole vendute e quindi uguali a quelle del mostro oppure no. Però fatto sta che non lo sappiamo, quindi non sappiamo ad oggi, non è uscito nessun articolo di giornale che ce lo possa dire. Certo che c'è da notare che c'è una strana proliferazione di cartucce a giro per tutta Firenze all'epoca, insomma. Vabbè, c'è diverse. Bene. Comunque la caccia ai particolari continua. Vogliate. Sempre continua. Quelli non finiscono mai. Buona serata. Grazie di averci chiamato. Ciao. Allora, ragazzi, diamo spazio un po' alle domande, perché ne sono arrivate diverse. Io ve le faccio tutte, poi piano piano rispondete.
prima Ettore da Milano. Stasera ci sono tanti milanesi. Sei sicuro che dall'altra parte d'Italia funziona sta radio? Perché... ha voglia. Perché no, si sente anche giù a Salerno e a Napoli, perfetto, te lo assicuro. E, secondo voi, alla fine, vi faccio domande e poi rispondete, d'accordo? Secondo voi, quali sono i veri dati oggettivi di tutta questa storia? Intendo scuffianamente oggettivi, non suggestioni e fantasie. Questa è la prima. Poi mi chiede, vediamo un po', Michela, se l'assassino era solo, chi ha depistato dall'85 in poi? Questa è la seconda. Poi c'è Nick Moon. Allora, potresti chiedere a Scuffia Zanetti di chiarire meglio la questione che ha sollevato Amico sul gruppo in questi giorni. Sta parlando ai proiettili del 68 con rigatura sbagliata. Ti risponde? No, la prima, scuffiamente. Scuffianamente rispondo io. Com'era? Scusami, la prima. Allora, sapevo io che devo ripetere. Ci sa il ticket collettivo per andare a farsi la visita. Sì, ce l'ha preso la vera. Gli elementi oggettivi. Allora, quali ma sono secondo voi, oggettivi? Alla fine, quali sono i veri dati oggettivi di questa storia? Intendo scuffianamente. Scuffianamente parlando, come io ho già detto, mi hanno soprannominato i miei colleghi di lavoro, spesso mi cacadubbi. Perché la gente viene a farmi una domanda e invece di tornare via con una risposta, torna con via con altre tre domande. Cioè, questa è una domanda davvero molto, e tra l'altro avrei voluto parlarne subito dopo, invece sono partiti gli interventi. È una domanda importantissima, cioè perché fa riferimento alle fonti, quindi e ci riallacciamo forse al tema della serata da cui ne veniamo sviati. Ripeto quello che ha detto anche Giampaolo, magari poi ne parla anche lui, anzi mi piacerebbe sapere la sua opinione. Cioè, quando noi parliamo di elementi oggettivi, non parliamo di dati di fatto accertati, era 1, erano 5, erano 10. Noi abbiamo delle fonti. Le fonti, però, disgraziatamente, non sono delle misure come in fisica, che anche lì comunque c'è da dire, volendo, per cui io, so che faccio una serie di misurazioni, il dato oggettivo è una misura oggettiva, fra virgolette, ripeto, non è così banale nemmeno lì. Qui i dati oggettivi, i dati di partenza, le fonti sono prodotti umani. Parliamo di verbali, parliamo di processi, parliamo di perizie. Le perizie si possono sbagliare, i verbali si possono taroccare, si possono sbagliare. Prendiamo anche lì, cioè ragazzi, è un lavoro di taglia e cuci, di scendi e sali. Cioè io parto dal dettaglio. Parto dal dettaglio e mi faccio un quadro secondo quello che ha detto Giampaolo prima. Una volta dal quadro riscendo al dettaglio. Questo è un po' il metodo scientifico. Nel fare questo devo mettere in moto un po' di ragionamenti. E purtroppo Sporcarsi le mani, assolutamente. Non posso pensare di stare sull'albero a cantare. Cioè a un certo punto devo andare a fare le verifiche di cui parlava Giampaolo. Quindi quali sono i dati oggettivi? Parliamo più che di dati oggettivi, quali sono le fonti? L'altra volta si fece una puntata con Valerio e ci siamo messi a discutere dei verbali e abbiamo, credo, forse, non so se doverosamente evidenziato oppure sfuggito, che nei verbali stessi ci sono degli strafalcioni. Esatto. Guardate, io vi ne dico uno solo. Per me, allora, io parto da questo. Parto. Per me le fonti sono i verbali di polizia giudiziaria, le deposizioni ai processi. I verbali quindi tratti nei processi. Esatto. Agli stessi imputati, ma anche agli stessi testimoni, certo, che ripetono sostanzialmente le stesse cose. Le perizie. Le perizie, sia balistiche che necroscopiche, le autopsie, così come si vogliano chiamare, cioè sono di varia natura e danno ognuna di queste delle indicazioni più o meno scientifiche, chiaramente. La medicina non è una scienza esatta, però può dare indicazioni magari molto più precise a livello di indicazione che non magari una verbalizzazione di un testimone presa in fretta e furia. Però ecco, danno delle indicazioni. Siccome i testimoni, gli imputati, tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo a questi processi o alle indagini preliminari, sono tanti, sono emersi un numero molto elevato, imprecisato, di elementi. Ora, per rispondere alla prima domanda bisognerebbe
mettersi lì, spulciare tutti i verbali, che purtroppo non abbiamo a nostra disposizione tutti i verbali, abbiamo a disposizione quello che passa il convento, come ho detto l'altra volta, quello ciò che è reperibile su internet, che ritengo che sia una parte assolutamente minoritaria rispetto a tutto quanto il materiale documentario sia esistente. Quindi ecco, noi facciamo questo piccolo lavoro e umile lavoro, andando a rispulciare quelli che sono i verbali a nostra disposizione di varia natura o le perizie, cercando di trarne delle indicazioni, così come né più e né meno hanno fatto gli inquirenti a loro tempo, chiaramente con mezzi maggiori. Questo è del tutto evidente rispetto a noi, che siamo dei privati cittadini e che ci interessiamo al caso, anche se a ragion veduta, quindi con un numero maggiore di elementi da poter considerare rispetto a coloro che indagarono al momento, perché abbiamo anche tutta una serie di interviste successive anche su giornali, su riviste, su rotocalchi, a tanti, certo, personaggi, che possono in qualche modo, volendo, essere presi in qualche considerazione, anche se non sono ufficiali, ecco, anche se non sono verbali io ufficiali. Credo che la cosa importante, sono tantissimi, è cercare il più possibile, laddove possibile, non sempre lo è, dei riscontri, delle verifiche incrociate. Per esempio, non lo so, abbiamo... Fondamentale. Sì, esatto. Ecco, per me quella è la cosa più importante. Laddove manchi questo aspetto qua, diventa già più difficile poter dare delle certezze. Però, per esempio, guardate, io posso prendere un verbale in cui vengono interrogati il proprietario del famoso cinema di Signa e poi leggere un articolo di giornale relativo allo stesso episodio in cui magari parla la cassiera. Vi ricordate, no? C'è una cassiera. Quella parla nel giornale. Oppure Stefano Mele viene accompagnato a fare la famosa ricognizione sul luogo del delitto, cioè abbiamo un verbale sbagliato, messo male, cioè formalmente confusionario, però abbiamo anche un rapporto Matassino e Nepal, e abbiamo un giornalista dell'unità o anche non solo dell'unità che racconta quell'episodio. Allora io prendo Sgherri, se non sbaglio, non so se era lui, comunque Sgherri se ne occupò dell'unità, molto di questa dell'unità, sì, assolutamente, sì. Lui si occupò anche, Sgherri, del delitto di Serena, giusto? E che è il babbo di il papà di Serena, sì, sì, sì. Sì, sì, che salutiamo se ci ascolta. Certo. Sì, che fra l'altro penso, e mi sembra che sia stato lui il primo in assoluto a parlare di Mostro di Firenze, prima ancora di Spezzi. C'è questa diatriba, so che c'è. Comunque, ecco, quello che volevo dire è che abbiamo per esempio un articolo di giornale che chiaramente parla giornalisticamente del caso, poi abbiamo dei rapporti giudiziari che magari non è lo scopo, non è un verbale un rapporto giudiziario, spesso bisogna anche capire che cosa abbiamo in mano, perché un rapporto giudiziario non è un verbale, un rapporto giudiziario è un sunto per l'autorità giudiziaria dentro a cui poi sono allegati dei verbali, quindi a volte c'è anche da capire che cosa abbiamo, abbiamo una perizia, attenzione. Quanto era alto il mostro? 1,80? Altre cose dovremmo conoscere. Le prove si formano nel dibattimento, quindi dire io ho una prova in una perizia, se è stata giurata e è sottoposta al contraddittorio in dibattimento, è una prova giuridicamente parlando, se no no. Quindi anche lì bisogna un po' stare attenti. Quindi, come abbiamo, ho detto, degli indizi oltre che delle prove, indizi, tanti indizi nella solita direzione, certo, formano una prova. Quindi credo di aver mantenuto la promessa al chi ha scritto, che aver arrivato a un dubbio gli non lasciare altri 8. Valeria dice: ma se corretto, ma se incrociamo il 68, 74 e 85, il risultato qual è? In che senso, scusa? Non lo so, il 68? 74 e 85, il risultato qual è? Ma allora, la stessa mano, la stessa pistola, le allora, indicazioni sono quelle, le indicazioni sono quelle. Vi posso fare un esempio? Vi posso fare un esempio cretino? Tanto parliamo di un argomento che non è mai stato affrontato e di cui non parla mai nessuno, i calzini di Natalino. Ah, ecco. Ma non parla proprio mai nessuno. Ma guarda, nessuno se n'è accorto di questa storia dei calzini di Natalino. I calzini di Natalino, per anni si è stato detto, erano puliti, comunque ci sono tre verbali in cui c'è scritto sono strappati e impolverati, va bene, il bambino si presenta a casa, è felice, oh non voglio parlare dei calzini, voglio parlare del discorso, ok, ascoltatemi, okay. Perché è relativo alla domanda che è stai stata facendo fatta tutto ora. Da solo, faccio tutto da solo, mi domando, mi risposto e mi ci incazzo anche con esatto. Me stesso. E poi tirati anche tu malate nel viso. Li racconto, Luca, scusa. Allora, li racconto.
Bene, allora abbiamo un natalino che si presenta a casa di Felice Ciacalzini. Sappiamo che nei verbali sono scritti: sono strappati e impolverati bene. Ok, come si sono strappati e impolverati? Io vi dico così. No, attento, non le dico, ve la butto lì. Ma sai come si sono strappati e impolverati? Natalino è stato portato a spalla fino a casa di Felice, dopodiché è stato deposto in terra e dice: guarda, vai a suonare. E mentre lo deponi, guarda, calzini, boia, ma sono puliti. Aspetta, gli leva i calzini, li strofina con due bei sassi, gli rimette i calzini e dice: e ora vai a suonare il campanello. Questi guarda, perché gli fa questo? Perché non vuole far sapere che lui l'ha accompagnato a spalla. Il bambino va, viene verbalizzato ai calzini, però in realtà è stato portato a spalla. Vi rendete conto dell'assurdità, della contorsione mentale di questo ragionamento? Eppure è un ragionamento che viene regolarmente fatto. Qualcuno ha chiesto dei bossoli, dei proiettili, della perizia aggiuntiva. Ma questa è così. Cioè, io, allora, la Nick domanda Bonner, è: Nick impossibile Bonner. Che sia avvenuta come ho detto io? Io non credo. No, è possibile. Io posso avergli macinato i calzini prima di mandarla a suonare. È improbabile, ma possibile. Esatto. È improbabile, ma possibile. Allora, questo è il ragionamento. C'è una soluzione, fra virgolette, contorta, che è possibile, ma è però, dice, guarda, ma c'è una possibilità. Sì, lo zero, allora c'è, basta, punto. Comunque, ecco, hai preso come esempio un elemento non dirimente di nulla. No, infatti, perché assolutamente. Poi i calzini effettivamente non volevo parlare no ma volevo giusto una notazione. Nei verbali ci sono 3-4 persone che dicono appunto i calzini sporchi, impolverati o strappati, ma non si dice dove, se sulla pianta, se sul gambaletto. Sì, quindi è una cosa che però in ogni modo si possa prendere, non avendo informazioni aggiuntive. Non sì, serve ma quello a nulla. Voglio dire, ma te vedi dei calzini strappati, c'è una strada sterrata, Dio buono, quei calzini hanno calpestato quella strada, questa è la logica. Chiaro. Però se io assolutamente devo a tutti i costi, contro il mondo e contro tutti, anche contro ogni cosa, difendere una tesi che è stata portata a spalla fino a quel punto lì, io vi dirò questo. E voi non mi potrete contraddire, tranne che, ragazzo, ma il buon senso. Cioè, si parla anche nei processi di ragionevole dubbio, ragionevole. Certamente. Quindi certo. Il dubbio, chiaro, deve esserci ragionevole. Non è ragionevole pensare che uno possa aver pensato, però la ragionevolezza non è di questo mondo. Questo volevo dire. Si va in fascia. Bene, due minuti e torniamo. Anche altre domande rispondiamo dopo. A dopo. Siamo tornati, dronini nostri. Siamo tornati. Ricordiamo agli amici di Milano che è possibile fare una data anche a Milano, solo se ci fanno sapere quanti sono, perché se dobbiamo venire solo per 3 persone a noi dispiacerebbe, anche se ci ascoltano lo stesso in tutto il mondo, però se abbiamo un vasto pubblico siamo ancora più come il professore gode, ancora più contenti siamo se c'è un vasto pubblico, esatto, no? Almeno 40 persone, 40-50, veniamo a suonare, veniamo in qualsiasi locale e ora dovremo vedere anche dove. Allora, stavo dicendo, io la stavo facendo fuori onda la domanda, poi ce n'è una di Gino Oliviero che salutiamo, e si è sempre parlato del mostro con la scarsità di proiettili, no? Ricollegandomi al fatto di prima, no, vabbè, è una cosa che possiamo rispondere anche a te, Giampaolo. Sì, sì, il fatto, certo, che comunque ne avesse pochi, così dicono, che era due scatole, centinaio di proiettili, l'avesse cominciato a sparpagliare prima a magistrati, poi a Ponte a Niccheri, poi alla la cassetta postale a Borgo, giusto, a San Piero a Sieve. Quindi potrebbe un discorso che secondo me tornerebbe fino a un certo punto. Vabbè, questa è la mia considerazione. Cioè, se ne avevano due scatole, però non sappiamo le scatole se erano piene, se erano a metà, giusto? Sì, le perizie hanno stabilito, le perizie che si sono susseguite nel corso degli anni, hanno stabilito sostanzialmente che i proiettili provengono da due scatole perché sono di due tipologie diverse. No, rido perché un ascoltatore di Milano mi ha detto con le corna: io ci sono se venite. Bene, bene. Grazie, certo. Grazie. Perché i proiettili appunto erano di due tipi diversi, a ramati e a piombo nudo, quindi ecco, le perizie hanno stabilito una scatola da 50 sostanzialmente ramati, una scatola da 50 a piombo nudo. Per quanto riguarda il resto, che dire, nella serie omicidiaria del mostro di Firenze sono stati, sembra
sempre dalle perizie, che siano stati sparati una 67 o 68 proiettili più o meno, non vorrei sbagliare, e in tutto. Quindi qualche proiettile a disposizione ci sarebbe comunque stato, sì, certo. Per diciamo fare un po', sì, metterli un po' nei guanti, inviarli, un po' di fare un po' di terrore, seminare un po', ecco, di terrore a livello sociale, tenendo alta comunque l'attenzione in questo modo su queste vicende da parte del mostro di Firenze stesso. Quindi sostanzialmente quello che si sa è sostanzialmente questo. Beh, questa maxi perizia dell'anno scorso ha stabilito che tutti i proiettili sono stati sparati dalla stessa pistola, e quindi a questo ci atteniamo. Ecco, non possiamo prescindere, per esempio, da questi dati che possiamo considerare oggettivi. Una maxi perizia, oltre alle perizie balistiche numerose che erano state fatte in precedenza, quest'ultima fatta con i mezzi di oggi, quindi del 2019, perché è stata fatta lo scorso anno, non possiamo prescindere da questi dati. Se prescindiamo dai dati oggettivi, su cosa ci basiamo? Su nulla. Quindi per chi vuole cercare di avvicinarsi per quanto possibile nel nostro piccolo, pur con mezzi limitatissimi, non possiamo prescindere da prendere in considerazione quelli che sono i dati, certo, emersi dall'indagine. Bene, Gino Oliviero dice: desideravo chiedere agli ospiti presenti se secondo loro sia possibile arrivare a un giudizio condiviso nel considerare gli omicidi del mostro di Firenze maniacali o meno. A mio avviso questo è il primo punto fermo da cui partire per ulteriori speculazioni, anche in relazione al numero degli assassini, se uno o uno o più. Saluto a tutti e ovviamente complimenti per la trasmissione. Ma se posso rispondere, poi semmai lascio la parola anche a Luca dopo. Maniacali, francamente la tipologia di duplice omicidio che ci troviamo davanti è una tipologia estremamente particolare, che implica sicuramente un disturbo psichiatrico da parte di chi li ha commessi, del soggetto, un disturbo psichiatrico estremamente specifico e preciso, difficilmente replicabile in più persone, anche in contemporanea. Poi i dati oggettivi che abbiamo tendono a dare l'ipotesi, tutti più o meno tendono a dare l'ipotesi del serial killer unico. Non è una certezza matematica, no, certo, ma sicuramente se tutti gli indicatori oggettivi e le indicazioni emerse dalle indagini tendono in questa direzione, noi non possiamo far finta che non esistano, non possiamo non prenderli, certo, in considerazione, anche se il risultato non è una certezza matematica, certo, però è questione di buon senso logico, diciamo, è questione di logica. Benissimo, prego. Ma io chiaramente rispondo per quello che è la mia idea. Non sono uno psichiatra, non sono uno psicologo, sono un ingegnere che non vive ma funziona, come si dice. Come ti chiamano al lavoro? Cacadubbi. Allora, il discorso è questo. Esatto, io credo che sia, allora, come sono d'accordo con quello che dice Giampaolo, cioè oggettivamente non è che è molto normale andare a asportare parti intime femminili e uccidere delle coppiette, quindi io ci vedo effettivamente una, chiamiamola, maniacalità, per semplificare chiaramente, no, non, ripeto, non sono psichiatra, qualcun altro probabilmente dovrà analizzare. Io da questo a desumere possa essere uno più, non lo so, diciamo che io vo sulla statistica, non avendo risposte statisticamente, no, noi accettiamo qualsiasi, no, statisticamente di... diciamo che, certo, c'è un po' una 20% di possibilità che possa essere, certo, è che nell'ottica, mi sembrava di capire la domanda, se sono maniacale anche per determinare, sì, se magari c'è un discorso di delitti, diciamo, pagati o no, e mi torna strano, allora vediamo un po', sono stati pagati le scissioni, i feticci, e allora che hanno pagato dall'81 settembre, scusa, ottobre dell'81 fino a luglio dell'84, perché non ci sono state nessun tipo di
prelievo di feticci, no? Ripeto, da ottobre 81, che è stato l'ultimo, a quello successivo è stato luglio, fine luglio 84. Qualcun altro dice, no, va bene, ma non pagavano per prelevare delle parti intime, pagavano solo l'omicidio. Beh, ma allora questo assassino ci mette qualcosa di suo dentro, quindi è maniacale. In ogni caso, no? Cioè, dice, non è necessario l'escissione, però comunque ti pago solo l'omicidio, ok, così torna, sì. Però allora a sto punto ti dico, allora però ha trovato un fuori di testa, per fare, no, cioè, ma... è chiaro che è uno fuori di testa, però diventa proprio un parecchio fuori di testa. Beh, questo poi, sai, lo hanno stabilito gli psichiatri, analizzando vari psichiatri, analizzando la situazione in generale, che chiaramente una persona normale non poteva essere. Questo è poco ma sicuro. Però ecco, per esempio, anche un altro elemento dice: qualcuno ha pagato per ottenere i feticci. Al di là del fatto che su 8 duplici omicidi attribuibili, non dico alla stessa persona, ma alla stessa pistola sicuramente, soltanto su 4 duplici omicidi sono state fatte le asportazioni. Ma per esempio, nel momento in cui io incarico te, persona assolutamente fuori di testa, che fai queste cose, so che fai queste cose, di fare un duplice omicidio, e ti dico, guarda, portami il pube di una donna, te chiaramente non vai da due turisti tedeschi uomini, che si riconoscevano anche bene, perché il ragazzo biondo aveva anche la barba, fino a prova contraria, le donne, a meno che non abbiano una patologia che si chiama irsutismo, non sono provviste di barba. Quindi ecco, ti mando per far qualcosa che tu non fai poi alla fine. Allora non ci troviamo d'accordo. Forse non eri contento di quanto ti avrei pagato, non eri d'accordo sul prezzo. Vabbè, qui si entra in speculazioni, anche perché dati oggettivi che possano implicare un pagamento per le uccisioni o per prelevare questi famosi feticci non ci sono, e non ci sono mai stati. Ci sono state delle ipotesi che non hanno trovato poi riscontri veramente oggettivi nella realtà delle indagini, ma anzi gli elementi oggettivi emersi hanno negato questa possibilità, almeno quelli emersi. Quindi ecco un po' ci sono anche altre domande, aspettate, scusate, perché stasera stanno arrivando tanto. Allora, Marco Livorno dice: che ne pensate dell'inquietante telefonata? Scusate, parlo male, non la dentiera come qualcuno ipotizza, e c'ho la caramella in bocca. È vero, è stato ipotizzato, sì, qualcuno ve l'ha detto. No, non ho la dentiera, ma ho... Non ha usato Cookie Dent, e quindi la dentiera si stacca. Esatto. E si muove, e perciò fa confusione. Vola via come un drone. Ecco appunto. Allora, buonasera, che ne pensate dell'inquietante telefonata a Farini post delictum di Vicchio? Perfido sberleffo del mostro, burla di pessimo rivoltante gusto? Marco da Livorno, che salutiamo. Ciao Marco. Ciao, ma io francamente penso che sia stato il mostro, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'orario in cui è stato fatto, per l'appunto in coincidenza sostanzialmente con il duplice omicidio di Vicchio, non sbaglio. E quindi ecco, per quella tipologia, per il diciamo, prendendo in considerazione le modalità di tempo e di luogo, secondo me c'è un'altissima probabilità che possa essere lui, anche se chiaramente questo caso non c'è una certezza assoluta, ma secondo me c'è un'altissima probabilità che se fosse stato lui. No, penso che anch'io il dato è abbastanza singolare, perché Farini è effettivamente un personaggio di quel famoso delitto del, com'era, l'omicida del bisturi, com'era del fumetto, sì, il fumetto, sì. E c'è questo incidente che viene citato dalla persona che ha telefonato, quindi è abbastanza singolare.
certo non è sicuro, però insomma gli elementi per pensarci sopra ce ne sono diversi, ecco. L'unica cosa che mi viene in mente è che però Farini è il guardone nel fumetto, è un po' la figura, diciamo, brutta, non è l'assassino. Nel fumetto Farini, sebbene sia il protagonista, ma è il personaggio un po' più bruttino, diciamo, non è l'eroe, fra l'assassino del bisturi, attualità gialla, per Scoppio. Giusto, grazie Paolo Cambiaghi, sempre preciso e sempre... Grazie Paolo, sempre da Milano anche lui. Anche lui, ma secondo me pur ricevete soltanto a Milano. Ci stanno salutando, da Bristol, mi... E poi aspetta, mi sono... Chi è la Cristina? No. Ah, è vero, abbiamo un altro amico da Bristol, è vero. Altra domanda, ce ne sono due. Allora, Michela mi chiede, dice, ma secondo voi è stato coperto da qualcuno il mostro, o se sì, da chi? Che sono questi gestacci? Ah, ti grattavi la testa, no, aspetta. Allora. Poi Mirko... da Mantova, buonasera, che spiegazione data alle pause inframmezzate dal delitto del 74? Complimenti a tutti, mi comando. Prego. Sai, partendo dalla seconda domanda, perché questi inframezzi lunghi anche anni? Noi non siamo sicuri al 100% che sia stato fermo. Che sia stato proprio... perfettamente e completamente fermo. In quel periodo a Firenze ci sono stati circa in tutto quell'arco di tempo, in quell'arco temporale di anni, soprattutto nei primi anni 80, ci sono stati tutta una serie di delitti, mi sembra fra tutta una ventina, di cui poi abbiamo fatto anche delle trasmissioni proprio per riportare agli onori della cronaca e per riportare l'attenzione su questi delitti purtroppo dimenticati, di delitti collaterali. Si tratta di ragazze, si tratta di prostitute, si tratta di omosessuali, si tratta di persone non identificate, bruciate in automobili. Ecco, noi abbiamo fatto... Non siamo sicuri che il mostro... in questi famosi inframezzi di anni non abbia mai colpito. Anzi, statisticamente, considerando l'alta percentuale di tassi di omicidi in quel periodo, in quella zona, quindi a Firenze, di questa tipologia, non possiamo assolutamente escludere che in alcuni di essi ci possa essere lo zampino. Anche perché è altamente improbabile che a Firenze ci fossero due serial killer. Sì, se è improbabile che ce ne sia uno, anche. Figuriamoci due, ognuno appunto specializzato in qualcosa. Io sono convinto che alcune prostitute siano state uccise dalla stessa persona. Sì, come due in particolare, però non voglio stare a... Come sensazione sicuramente anch'io, sì, che almeno in alcuni casi ci possa essere stato proprio lo zampino del mostro di Firenze che... per un qualche motivo a noi ignoto, abbia deciso di... No, perché tanti dicono no, ma non usava calibro 22. Ricordiamoci, il più famoso è anche BTK. Zodiac non ha mai ucciso sempre con la stessa arma. Ha utilizzato coltelli, ha utilizzato pistole di vario calibro. Quindi in modus operandi, probabilmente per le coppiette utilizzava la pistola, ma magari per le donne sole utilizzava corde, le coppiette erano imboscate in zone di campagna. Quindi chiaramente in mezzo alla città non potevi sparare. In mezzo alla città, sparare in un appartamento nel centro di Firenze con una calibro 22, seppur con un rumore che non è paragonabile a una 38 Special, avrebbe sicuramente attirato l'attenzione. La cameriera forse ha incrociato l'assassino, mi sembra fosse la Cuscito che abitava in via Orsini, Gian Paolo Orsini. Sì. Lei forse addirittura si dice abbia potuto, perché entrò questa persona, la donna di servizio, per non farsi vedere era in cucina, poi lei uscì, quindi si aspettava insomma, c'era un po' di via vai. Quindi è evidente che il modus operandi che un assassino può utilizzare in campagna non può essere chiaramente il solito, semplicemente con un'arma da fuoco, che
di quello di un assassino, esatto, che colpisce in un appartamento di un condominio dove ci sono altri 10, 15, 20 appartamenti, e quindi che ti potrebbero sentire tranquillamente. Tranquillamente, insomma, quindi è chiaramente una differenziazione di modus operandi obbligata. Anche perché queste donne, quando sono state uccise, non hanno nemmeno gridato, cioè sono state uccise aggredite al tradimento in maniera che non urlassero. Infatti nessuno ha sentito niente. In un appartamento è obbligatorio il discorso dell'agire in modo del tutto silenzioso. Esatto. E quindi secondo voi, quando mettiamo il caso che il mostro di Firenze è responsabile per tutti questi delitti collaterali, come l'avete chiamato voi, quando ha smesso? In che anno? Anche questo è difficile, perché magari ha smesso gli omicidi delle coppiette, ma qualora fosse stato anche implicato in alcuni omicidi di donne, per esempio da sole, non sappiamo se abbia effettivamente cessato del tutto. Magari ha cessato con le coppiette, ma l'istinto omicida si è probabilmente, un'ipotesi plausibile, anche se supportata da nulla, rimane solo un'ipotesi. Perché chiaramente dopo magari si è concentrato solo su donne sole, in altri luoghi. Perché dopo l'ultimo omicidio delle coppiette ci sono stati altri casi delle prostitute transessuali e così via? Nella zona di Firenze mi sembra che il grosso si sviluppi fino all'85, anche per quanto riguarda queste tipologie di quindi delitti. Quindi coincide bene? Tutto sommato sì. Infatti, almeno in alcuni casi, soprattutto i delitti delle prostitute, che sono 4 casi, sembra proprio, cioè, molto circostanziati come tempi, come tempistica, come arco temporale, sembra proprio che ci sia la sua mano. Però non è detto che cambiando luogo, cambiando città, l'istinto omicida non abbia potuto sfogarsi in altro modo. Questo non lo sappiamo. Certo. Il mostro era coperto, se da chi? Ma francamente ad oggi non è di elementi oggettivi per fare un'affermazione di questo genere. Non ne sono emersi. Chiaramente noi non possiamo, come dicevo prima, prescindere dagli elementi che sono emersi nel corso del... Poi sono state fatte delle ipotesi, secondi livelli, mandanti, però no, passaggi della pistola, però non c'è nulla a supporto di queste teorie ad oggi. Poi qualora dovessero emergere, ben vengano. Io chiaramente posso dire la mia, cioè, però rischio di andare in galera. No, allora, nel senso, forse è meglio che non la dico. No, non è che rischio di andare in galera. Allora, non, come ha detto Giampaolo giustamente, non ci sono elementi per decidere, ma anche perché non abbiamo trovato l'assassino. Pacciani non c'aveva sicuramente degli appoggi di questo genere. Vanni, forse Lotti poteva avere degli appoggi nei servizi segreti. No, scusate, sto facezziando. Però io ho questa, non posso dare una risposta a questa domanda, tranne che, diciamo così, posso mettere in campo una mia ipotesi. Come dire, forse non è il mostro di Firenze l'idea che ho io, però ho quasi l'impressione che in certe situazioni forse non tanto, diciamo, coperture, quanto forse una fuga di notizie, forse un appoggio fra virgolette. Forse faccio prima così: c'è stato un famoso serial killer che non mi ricordo chi era, che praticamente quando lo arrestarono i poliziotti dissero: no, non è possibile, era lui, perché questo qua tutti i giorni o giù di lì era ben conosciuto al bar, e questo si informava, chiacchieravano con lui, e lui era una... Allora c'è da dire una cosa: i serial killer gli piace, ora sto facendo i massimi sistemi, prendetemi, però spesso ai serial killer nella media piace tanto interagire con la polizia.
mi piace proprio, cioè, anzi c'è un famoso video di Paolo perché c'è, un certo grado di narcisismo, sì esatto, di Paolo Cianconi che telefonava addirittura. Bravo. Allora ma anche a questo serial killer gli piace interagire con la polizia e c'è secondo me una prova e mezzo. La prova, quella intera, è la famosa lettera alla Della Monica. Ah beh, certo. No? Tra l'altro, perché alla Della Monica? Perché credo la cosa più facile, che lei è sempre stata coinvolta, per appunto in quel momento lì non era più coinvolta nel delitto, quindi sembra che quello giochi un po', e non è detto che, allora ripeto, le coperture non pensiamo per forza che siano coperture volontarie perché c'è, vogliono coprire servizi segreti, ma possa essere andata in questa maniera qui, magari questo in qualche modo era uno che era vicino agli ambienti della polizia, i quali magari forse si sono lasciati sfuggire qualche cosa, io posso pensare questo, o particolarmente gli volevano fra virgolette bene, non mi fraintendete, rischio veramente una querela, però i poliziotti di quel famoso serial killer di cui non ricordo il nome rimasero scioccati, ma con lui ci parlavano e dicono: no, non è possibile che fosse, faccio un nome a caso, Angelo Marotta. No, Marotta non è possibile, era troppo una brava persona. Certo, ma io sono una brava persona. Te sei una brava persona. Non scherzare. Quindi potrebbe anche essere, ripeto, c'è questo famoso video, Paolo Cianconi dice i serial killer psicopatici sono quelli che danno la caccia ai poliziotti, quindi potrebbe esserci una commistione da questo punto di vista, statisticamente parlo. Per il personaggio, penso io, mi viene in mente che insomma gli avevo un po' la vita facile, quindi quasi quasi ho detto, ma chi, me lo sono chiesto se in qualche maniera avessero avuto un occhio di riguardo nei suoi confronti, ma ripeto, a livello di questo qui, non a livello di coperture, assolutamente no. Per cui magari, ecco, no, comunque ecco, non ci sono emersi elementi che possano far pensare a un qualche tipo di copertura, però diciamo che non è escluso, non la copertura, attenzione, cioè non essendo emersi elementi non possiamo né escluderlo né includerlo, vabbè, sostanzialmente. Assolutamente. Come fai? Ecco, io per esempio un mio metodo fra virgolette mio per unire i puntini, fra i puntini che non ci sono, fra le cose, spesso mi rivolgo un po' alla statistica, e quindi che ne so, una delle cose che mi sembra, quando ho cominciato un po' a studiare il caso, chi ha letto Spezzi dice, cioè, è impossibile, o anche è impossibile che due persone condividano la stessa malattia, poi però sono andato un po' a verificare questa cosa e non è esattamente vero, perché e noi ce l'abbiamo in casa, Abel e Furlan sono serial killer a tutti gli effetti, certo, sì. Ludwig, okay. Esatto, solo che qual è il punto? Spesso in queste situazioni qua, in queste situazioni c'è magari una, diciamo, una mente dominante, che forse possiamo anche dire il detentore della fantasia, e una mente sottomessa che aiuta, che comunque condivide, che però condivide quel tipo di, perché non è, cioè, ma quindi non è nemmeno impossibile che ci sia, quindi io ecco che qui la statistica mi ha dato torto, poi va a vedere, magari, ecco, cioè, non è nemmeno poco, le coppie assassine, l'ho detto altre volte, risultano per certi versi, mi sembra l'abbia detto Mastronardi, tipo un 20%, che non sono poche, no assolutamente, quindi però ecco, a me nel caso in cui veramente mi trovo arreso, non ho elementi oggettivi, magari mi rivolgo forse un po' più alla statistica, che un po'... Ti posso interrompere? Il buon Francis dice, quello che dicevi te era Edmund Kemper. Grande Francis, io lo sapevo. Sì, ce l'aveva scritto anche Edmund Kemper. Edmund Kemper, sì, tra l'altro di un'intelligenza incredibile. Aspetta, ma era lui quello che aveva ammazzato il nonno e la nonna da piccino? Sì. Non so, chiedeva a Francis. Francis era lui. Gonella, sono tutti e due lì che si incrociano. Domanda. La Della Monica ha sentito la voce del mostro? Gli avrà telefonato? È possibile. Secondo me, allora guardate, avevo detto una lettera e mezzo, l'altra mezza lettera, che però non sono sicuro, potrebbe essere, e mi sono ricreduto recentemente, potrebbe essere quella con cui è partita proprio la pista sarda. Perché si è scoperto, pare. Insomma, io ho questa convinzione che, anzi, è certo, che l'anonimo che ha fatto partire la pista sarda ha ucciso le prime due vittime, sono stati i nonni e l'ultima è stata la madre, però era il killer delle studentesse,
ma il vero motivo per il quale uccideva era la madre, no, quindi tanto per dire le certezze, a volte ci uccideva le studentesse, quindi se fossimo se non l'avessero preso saremmo tutti a chiederci ma forse ha preso dei brutti voti all'università, gli stava sulle le studentesse, no, era la madre. Sì, non c'era una correlazione. Non c'era una correlazione fra la sua vittimologia, tranne che qualche volta prendeva le studentesse e gliele metteva nel cassettone a casa della madre. Ma porca miseria. Sì, e dice che, scusatemi, siamo a fare tanto ormai, siamo in orario tardo. Come la madre le metteva nel cassettone? Sì, lui andava lui odiava la madre. No, intera. Cioè, intera? Lui odiava la madre in maniera esagerata. Che cassettone c'aveva questo? Apriva il cassettone, gli metteva la vittima dentro, mamma, sto un po' da te a casa. E lì intanto ragazzi, mamma, quando siamo e dice che, visto che siamo in fascia, almeno facciamo anche un pochino di gore. Vado. Dice che quando uccise la madre con un amico alla fine, gli gli tagliò la testa, quella donna, gliela mise su uno scaffale, poi ci mise davanti una sedia e gli urlò in faccia per ore, cioè per 2 ore gli continuò a urlare in faccia. E poi attenzione, poi telefonò alla polizia e disse venitemi a prendere. E questo è un altro per dire un'altra, no? Certo. Su serial killer non si denunciano mai. Dice venitemi a prendere, la polizia non ci credette. Dice no, non andiamo. Che alla fine ritelefonata, oh, ma allora è arrivato o no? Questi arrivarono, trovarono sto scempio e alla fine glielo chiesero anche, ma lei perché ha smesso? Dice perché non ne potevo più. Dice perché era una cosa ormai mi aveva talmente stuccato, non ce la facevo più. Poi comunque francamente ho ammazzato la mia mamma, era quello che volevo. E quindi anche per dire, a volte le statistiche prendiamo per certe delle cose, ma attenzione, abbiamo a che fare con l'essere umano. A volte ci facciamo delle domande, ci diamo delle risposte sulla base delle nostre esperienze, ma chi certo. Di noi, spero che qui non ce ne sia nemmeno uno di serial killer, chi di noi è in grado di scendere in quell'abisso lì, no? Chi può dare una risposta? Beh, sicuramente un qualcuno fortemente disturbato. Ma fortemente, ma anche tanto. Fra di loro probabilmente, non, cioè sono, noi possiamo rivolgerci alla statistica, ma attenzione che... Insomma, sì, beh, poi le casistiche ricordatevi sono che casistiche. Uno su 6 persone è un serial killer. Uno su 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua dentro ce n'è uno. Sì. La vera. Io sono tedesca. Posso rispondere velocemente a un attimo, devo dare devo fare un messaggio io. Andare in fascia. Un messaggio velocissimo, poi dopo la fascia fai la domanda. Ragazzi, stasera sto ricevendo un sacco di messaggi. Qualcuno lascio indietro, perdonatemi, poi magari la prossima volta mi riscrivete e metterò avanti voi, se no non riesco, devono parlare perché tra telefonate e messaggi certo. Non riusciamo mai a parlare, grazie per la comprensione. Si va in fascia chi va via è un cookie coltone e perciò va anche lontano, esatto. Ve lo dico io, a fra poco. Siamo tornati, Vera voleva rispondere, non più, ti hanno già risposto era una domanda allora a loro due, no? Della telefonata. Ma hai detto ora che non è una domanda, chi è che deve prendere l'appuntamento, dottor Sgarbi? No, io dicevo, avevo una domanda, era la risposta sulla domanda che faceva Daniele a posto di una persona, quindi era la domanda della telefonata. Allora le domande, niente risposta a questo ascoltatore? Ma se era quello della telefonata era della Monica. No, Daniele lo leggeva. La tua domanda dell'ascoltatore della telefonata. Quale? Della telefonata. Te l'ho detto, sì, che sei una forma di disturbo. Perché no, credo un ascoltatore ha chiesto se c'era la possibilità che la telefonata della Monica fosse stata fatta dal mostro. Allora, domanda da Nick Moon la devo fare perché mi ha detto se non chiedi delle armerie ti abbatto con il drone. No, ti abbatto il drone. Allora, l'armeria, ti faccio alcune domande che sono state arrivate. Meraviglioso. Senti che italiano, neanche Romolo di cotto, crudo e mangiato parla così. Vabbè, le armerie sono state attenzionate, aspetta un'altra. Poi Giuseppe ci chiede, Edmund Kemper frequentava il bar dei poliziotti, scappò pensando lo stesso dover prendere, invece tornò per consegnarsi perché non lo cercava nessuno, questa è la considerazione. Sì, sì. Grande scuffio per la lettera che indicava i sardi, dice la Deborah, e penso sia Valeria, dice, ma la videocassetta della Monica, ma è appurato il contenuto, chissà perché. Questa, ora mi coglie un attimo impreparato, la videocassetta della Monica.
Nessuno sa niente su questa parte. No, no, cioè, allora qui divido la sette. Ma non lo sapete, ammettete. Non, no, non mai visto. No, perché mai non visto. Mi ricordavo fosse la, l'amo. Io sì, non ho mai potuto vedere. C'era una famosa videocassetta, ma non so se è la stessa di cui parla, in cui c'era il c'era, mi sembra, il sottofondo della musica di Battisti. Sì, io Anna. Voglio Anna. Anna. La canzone era Anna. Ora, siccome tanto io non posso star zitto, comunque è una bischerata, la devo sparare anche se non so niente, perché come mi dicevano l'importante è parlare. No, però no, voglio dire solo questo. Anna è la protagonista del film Maniac, che De Gote o De Gote aveva è la protagonista femminile, perché il protagonista è lui. Voi sapete che c'era questo film Maniac all'epoca, sì. Frank dice, Zito, bravo, Frank Zito che era diciamo, probabilmente qualcuno dice che era la persona dal quale Mostri di Firenze aveva, diciamo, estrapolato il proprio personaggio, aveva preso ispirazione. Il signor Paolo mi dice: ma quale videocassetta della Monica? Della Monica. E Paolo, telefona, dacci spiegazioni più tanto. Ma infatti no, non mi ricordavo fosse la della Monia. Mi sembra la videocassetta arrivò, la presentarono a Corrado Augias, c'era, chi ne parlò di questa, c'aveva sta videocassetta, era stata mandata, però forse la stava mandata sia alla procura. Sì, però ecco, almeno per quanto ora mi riguarda, non mi ricordo esattamente i particolari. L'unico particolare mi ricordo è che c'era sto sottofondo di Battisti, che voglio Anna, com'era, e Anna è la coprotagonista di Maniac, che è il film che qualcuno dice abbia ispirato il mostro di Firenze, cioè il mostro di Firenze avrebbe tratto da questo film l'idea di fare, lui faceva lo scalpo. Sì, fu l'avvocato Filastò che abbandonò poi questo approccio legato alla filmografia di quegli anni, sì. Perché all'inizio aveva, diciamo, creato un documento in cui associava ad ogni duplice omicidio un determinato film particolarmente forte dal punto di vista sia di violenza che sessuale. Poi però portò avanti questa teoria, non trovando successivamente alcun riscontro, la abbandonò, e quindi poi non la, durante, in sede processuale, non, sostanzialmente non la tirò fuori. Non mi sembra che l'abbia rinominata oppure comunque l'abbia tirata in ballo di nuovo, però ecco, un documento l'aveva redatto, ecco, associando proprio dei titoli di film particolari a ogni duplice omicidio. No, le domande sono finite, cioè andate in pace. Sono tante considerazioni. Uffa, è andato in crash Facebook. Sì. Aspetta, non avete niente da dire? No, ma dobbiamo parlare un attimo dei processi. Allora Paolo dice sempre: scusate ragazzi, mi sa che ho detto una minchiata, leggendo in rete mi pare che sia invece della Monica, non è chiara la cosa. Vabbè, non me la ricordo, sì. Mi dice la Michela: fu Vigna a parlare della videocassetta nel programma Telefono Giallo. A Telefono Augias, almeno quello me lo ricordavo. Fu Vigna a parlare del video, sì, ma Telefono Giallo la conduceva Augias, sì, Corrado Augias, sì, sì. Che salutiamo, che ci ascolta, salutare. Sempre sì, telefono tutte le volte, grave. Un affezionato alla trasmissione. No, mi ero tirato fuori una bellissima frase del giudice Ferri, ma me la lascio stare, però ve la risparmio. Riguardava le fonti e la possibilità di taroccare verbali. La videocassetta è il mostro. No, c'è un dubbi e riflessioni personali. Oltre, dopo un anno al duplice omicidio, ci vengono a parlare del mostro di Firenze. Costruiamo oggi, vabbè, è un articolo molto lungo che parla appunto della videocassetta. Vabbè, e questo poi manderò il link, ora non so perché è molto lungo, lo sto a leggerlo tuttora. Bene, e volevo dire a Paolo di chiamare, grazie Nicola, lo leggerò con grande calma dopo. Volevo dire a Paolo di chiamare perché so che voleva farci una domanda. Allora, ricordiamo i nostri appuntamenti, innanzitutto sì. Con una domenica mostruosa alle ore 14. Alle 14 domenica. Con la puntata? Ancora non l'ho scelta. Ancora sei... Sono a caccia della puntata. Bene, ok.
Benissimo, poi domenica sera ovviamente la premiere, e se Daniele mi permette pubblicizzare anche la notte, occhi nella notte, certo. Lunedì sera avremo un'intervista a Valerio Scrivo, non vi dirò l'argomento, poi lo vedrete nei prossimi giorni. Ricordiamo anche agli amici che il 13 febbraio siamo a, siamo a Milano, siamo a Scandicci al Circus, quindi potete venire a trovarci, e probabilmente saremo a Milano e a Napoli, sempre se ci troviamo d'accordo con gli organizzatori, sempre se ci sia volontà di qualcuno di poter venire. Dobbiamo venire per due persone, noi vi vogliamo bene, insomma 400-500 chilometri non ci vogliamo sobbarcare su un pulmino che guiderà il Bronzi, ecco. Se c'avevo ancora il camperone, esatto, era una bella girata. No, abbiamo qui l'esperto di noleggio campeggio, quindi lui con pochi spicci riesce a prendere questo pulmino. Possiamo andare, guidi te, guida lui, fai tutto te, Milano, Napoli, tutto te, guidi tutto te. Noi ti si dà qualcosa, lo stipendio giusto. Sabato che... mi sono sparato 700. Ecco, 700 chilometri di sabato. Però l'hai fatto per una buona causa. L'hai fatto per una buona causa. Sicuramente. E non per noi. Allora, per la conferenza Scandicci mi prenoto. Vabbè, Nicola, Nico, puoi venire tranquillamente lì. Non credo, non c'è da pagare il biglietto, ergo, puoi entrare tranquillamente. C'è una telefonata? Deve essere Paolo, il signor Paolo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sono Paolo da Milano. Ciao, ciao Paolo. Ciao Paolo. Ciao, eccomi qua. Niente, allora, vabbè, io. Stasera tutti di Milano, comunque. Sì, è vero. Quindi. Ormai è sicuro che dovete venire, ma grazie. Perché c'è un po' di gente. Ma noi siamo, come dire, anzi, cogliamo l'occasione, perché io ancora sinceramente non ho fissato chissà cosa. Se qualcuno conosce un luogo, un locale, un'università o qualsiasi altra cosa che ci può ospitare, dove hanno un wifi, mi raccomando, e possiamo trasmettere da qualsiasi parte, noi verremo volentieri. Poi ci ma quindi allora siete ancora in fase di valutazione, sì, esatto, ci hanno invitato, ci hanno chiesto un ragazzo milanese, però ora settimana prossima prenderò, non mi va di tante cose perché poi magari non se ne fa di niente, quindi è inutile che poi cominci a dare informazioni. Sì ma ce l'hanno chiesto sia a Milano che a Napoli. Io vabbè, ti dico, magari sondiamo il terreno. Io ti dico la verità, esatto, vengo più volentieri a Napoli perché non si mangia meglio. Ecco, sì, no, ecco, l'unica cosa che credo da Milano a Napoli è ancora più dura che venire. No, vabbè, certo, ovviamente no, vabbè, sarà no. Un. Vabbè, noi abbiamo amici di Napoli che salutiamo, c'è Pasquale Santis, è il capoultra dei nostri ascoltatori, e quindi non, come comunque dire, io la cotoletta la voglio con l'osso. Vabbè. Ma la prossima ne parlavo stasera con la Vitullo, che mi diceva sai, qui la bistecca lì, io un giorno sono andato, scusa Paolo, poi ti faccio parlare, perdiamo un attimo di tempo, e un giorno andai a Varese a trovare delle mie amiche e andò, ci invitarono a cena a casa di una di queste ragazze. A un certo punto la mamma mise, tra l'altro erano buonissime, noi le chiamiamo le bracciolette impanate alla milanese, e mi disse: Angelo, vai, serviti, prendi la bistecca. Io guardavo e dissi: ma la bistecca capito quando la metti in tavola? No, le bistecche sono quelle. Ma che sono quelle? Questa è un'offesa. Le bistecche sono quelle alte, quattro dite, meno di quattro dite. Carpaccio. È carpaccio. No, ma quelle sono buone, sono cotolette. No, erano buone. Preparati a prepararne qualcuno da portarci. Comunque preparatevi, perché la prossima tappa è Tenerife, no? Ho letto. È vero, ci hanno chiesto anche di andare a Tenerife. Ragazzi, andremo anche negli Stati Uniti, sbarcheremo l'oceano. Bene. Paolo, dimmi Luca. Ah, Paolo, prego. Ah, niente, allora io, rifacendomi alla premessa di Scuffio, all'inizio trasmissione, cioè al discorso di una costruzione, della costruzione di una teoria, secondo due modalità diverse. Vabbè, io volevo dire questo. Allora, Zanetti, non Scuffio. Zanetti, scusa. No. Anche perché abbiamo parlato entrambi. No, Paolo, te non ci segui molto attentamente. Lui non è Zanetti, è il professor Zanetti. Il professor, scusate. Che non è professore. Che non sono professore. Prego. Beh, comunque, insomma, il discorso è questo, che effettivamente, a me quello che viene da pensare è che
sicuramente una delle cose migliori da fare, visto tutti gli anni che sono passati, è partire da zero, cioè rifare un ragionamento da zero, no? Come si è già detto anche con altre telefonate stasera. Cioè, secondo me è la cosa migliore, no? Anche anche alla luce di quelle che sono le nuove tecniche, le nuove conoscenze, lo sviluppo nel campo, insomma. Però quello che mi viene da pensare è che cioè questo tipo di delitti hanno un aspetto atipico, che è quello del 68, cioè ogni volta che si tira fuori un ragionamento, quello che frega tutto, però questa è la mia impressione, poi magari ditemi anche voi, è il 68, cioè ogni volta che uno fa un ragionamento su un ipotetico assassino di qualche tipo, di qualche natura, appena si mette in mezzo il 68 salta tutto, ovviamente, perché è l'eccezione alla regola. Ok, quindi a me quello che viene da pensare, cioè come ragionamento, è quello di dire: ok, si riparte da zero, lascio un attimo fuori il 68, anche se so benissimo che c'è la pistola, che ci sono comunque affinità legate al discorso dell'omicidio di una coppia e tutto il resto. Ci sono dei particolari che non possono essere ignorati, però è talmente complesso quel passaggio da lì a quello che è successo dopo che, tra virgolette, nella mia mente lo dico: ok, va bene, lo risolvo dopo. Cioè, nel senso, incomincio a guardare poi ditemi se è giusto, se anche secondo voi, magari ci ragioniamo. Cioè, incomincio a guardare un assassino seriale con delle turbe psichiche maniaco dal 74 in poi. E l'unica certezza, le uniche cose oggettive di tutto quello che è successo sono i morti, perché poi per tutto il resto ci sono un sacco di dubbi, un sacco di casini. E quindi quello che mi viene da pensare è che è questo: allora, dal 74 all'82 c'è qualcuno che soddisfa un suo piacere, una sua follia, in modo, adesso dico una parola che non c'entra niente, che è inopportuna, che è normale, nel senso canonico per un serial killer. Dall'82 in poi mi sembra che succeda qualcosa, cioè che cambi tutto, cioè nasce forse quella vera sfida alla polizia, ma in effetti poi è quello che succede, perché dall'82 incomincia una certa interazione, e addirittura nell'85 poi arriva addirittura anche una lettera, una missiva con un lembo, no? Quindi a me sembra di vedere una persona che ha delle turbe enormi e che si incazza anche con la polizia a un certo punto, che gli mette i bastoni tra le ruote. Quindi magari una delle strade potrebbe essere un po' quella, cioè c'è un precedente in Italia in realtà di una cosa un po' atipica a livello di delitti, dove per un pelo non ha preso l'ergastolo qualcuno che non c'entrava niente, ed è il caso ad esempio della Uno Bianca. Lì che cosa è successo? Che due poliziotti hanno fatto un ragionamento a un certo punto diverso, differente, e hanno detto: ma questi come fanno a sapere tutto di una banca, chi è il direttore, e via dicendo. Mi sta ritornando un po' la voce, non so perché. Hanno cominciato a cercare delle persone che non avevano niente a che fare con la malavita, perché da lì non avevano informazioni, non gli arrivava nessun tipo di informazione, e però qualcuno che avesse un'esperienza di tipo militare e una preparazione anche verso non so, l'atteggiamento della polizia, i comportamenti, le vie di fuga e così via. Cioè, a un certo punto, secondo me, dall'82 in poi, questo intanto si è incazzato con la polizia, e non sappiamo neanche se ha interrogato più di quello che noi sappiamo, perché noi sappiamo quello che esce dai giornali, su internet, poi magari ci sono centinaia di anonime là in mezzo in procura, chissà che cosa c'è. E oltretutto c'è da dire anche che bel pelo che aveva, perché dopo l'82, voglio dire, cioè, doveva sapere il fatto suo per sfuggire a qualsiasi tipo di controllo, di blocco. Cioè, adesso io non voglio tirare fuori la teoria sulla storia, altre cose, per carità di Dio, però forse era il caso di guardare a questi aspetti più che altro. Cioè, chi ha la sfacciataggine e le possibilità di eludere così tanto facendo quello che fa. Ecco, magari la strada è un po' più questa, secondo me, ripartendo da zero, e per poi tornare al 68 e sviscerare qual è il problema di questa pistola che passa, non passa, apparteneva a un certo gruppo, che dove c'era dentro uno malato che ha continuato, insomma,
lo si risolve magari dopo. Io parto da un presupposto come fosse un problema di tipo matematico complesso, dove tu prima risolvi alcuni aspetti a comparti stagni, fino poi a andare a risolvere piano piano tutta la complessità del problema intero. Ecco, io il 68 lo lascerei fuori un attimino per fare un ragionamento di questo tipo e poi ritornarci eventualmente dopo con degli elementi. Non so se... Ma se posso sì. intervenire... Sì, no, anzi. Tu dici giustamente... Se... Perché dici, no, faceva scuffio, mi faceva tipo, no, io sto, ero zitto, mi faceva notare, io stavo guardando il telefono. No, che ti sta parlando Giampaolo. Sto parlando io, Zanetti. Il professor Zanetti. Che... Allora, senti, il ragionamento potrebbe anche essere stato quello che poi è successo. In effetti. Cioè. Il 68 è stato collegato a tutti gli altri delitti soltanto dopo l'omicidio, il duplice omicidio di Baccaiano dell'82. Quindi abbiamo un 74 dove fecero delle indagini e arrivarono a zero. Cioè il risultato furono alcune persone, una in particolare fu arrestato, non emerse nulla a suo carico, fu rilasciato. Un altro si autoaccusò del delitto, ma non venne neppure preso in considerazione perché videro subito che non poteva essere stato lui. Quindi il risultato dopo il 1970, dopo le indagini del 74, fu zero. Si passa poi dal 74 all'81, al duplice omicidio di Scandicci, dove Denuccio Foggi, sì. Dove appunto 6 anni. Passa questo periodo di tempo piuttosto lungo, fanno le indagini, il risultato fu associato al 74, il delitto dell'81, ma il risultato fu ancora zero. Dopodiché, perché appunto fu arrestato, si fu la vicenda Spalletti, che fu arrestato, non disse nulla, vicenda molto controversa di cui poi abbiamo anche parlato in diverse occasioni. Però alla fine Spalletti fu rilasciato il giorno dopo il duplice omicidio di Calenzano. Dopo Calenzano fecero le indagini tra Valle di Calenzano, il risultato fu ancora assolutamente buio totale, risultato zero. Si passa all'82, delitto di Baccaiano. Sulle indagini di Baccaiano provò la dottoressa Della Monica a diramare attraverso i mezzi di stampa una notizia falsa, uh-huh. per vedere se il mostro si potesse in qualche modo tradire e potesse fare un passo falso. Posso aprire una parentesi? Scusa se ti interrompo. Sì, assolutamente. No, è qui, in questo momento, che secondo me incomincia a incazzarsi. Può darsi. Cioè, nel senso, che nessuno ci dice che la Della Monica non abbia fatto qualcosa di giusto, al di là della trappoletta. Non so nemmeno io se sia stato giusto o meno. Però quindi, cambia atteggiamento, perché dopo i controlli e l'attenzione verso questo personaggio, diciamo, ipotetico, sono... Adesso va bene, parliamo sempre della polizia in una maniera che sembra che quasi, cioè insomma, non, eravamo impreparatissimi, cioè, però nell'82 l'allarme cominciava a essere grande e quindi secondo me, cioè, questo personaggio ha dimostrato poi da quel punto in poi di avere proprio un, non so, o una sicurezza pazzesca di sapere di non essere preso per qualche motivo, e secondo me questa è un po' la chiave di tutto, perché non puoi, cioè, come fai? Sai, cioè, devi essere veramente un genio. Ma sai, le campagne toscane, cioè, noi diamo per scontato che a ogni angolo della strada ci fossero delle pattuglie, sicuramente
pattuglie ce n'erano molte di più sul territorio, ma non più di quanto potessero essere dal punto di vista proprio logistico. C'erano dei posti di blocco alle autostrade, ma c'erano dei posti di blocco e qualche pattuglia a giro, ma... e le indagini, secondo me, però ecco, dopo, subito poco dopo l'82, Baccaiano arriva la segnalazione ufficialmente dal maresciallo Fiori, che appunto, perché l'ufficialità è questa, che si ricorda di questo delitto del 68, e nasce la prima vera pista. Prima non esisteva nulla, il problema è questo. Quindi quello che tu dici, lasciamo da parte, ripartiamo da zero, sostanzialmente è quello che è successo. Non è tanto diverso quello che è successo da quello che stai dicendo tu. E comunque, in ogni caso, anche ripartendo da zero, sì, si riparte da zero rianalizzando un'altra volta da zero gli elementi emersi finora e a disposizione, perché altro non si può fare. Sì, se no, si rimane nella teoria pura, se non ci si aggancia a, comunque, in qualche modo. Lo so, ma infatti io proprio emersi. Questo dico, cioè, secondo me la difficoltà maggiore, cioè voglio dire, l'eccezione alla regola, se poi ci può essere una regola, per come siamo abituati a vedere, come siamo sempre stati abituati a vedere dei serial killer che commettono più omicidi nel tempo, cioè quello che è veramente difficile da risolvere è proprio il 68 e la lettera che arriva, insomma, è la notizia del collegamento. Se io li lascio fuori un attimo e guardo il maniaco, magari riesco un attimino più a farmi un quadro. Ma non c'è nessuna strada. Posso intervenire un secondo? Lo so. È vero, è verissimo. Paolo, posso intervenire un attimo? Vi voglio dire una cosa, guardate, perché anche perché siamo quasi a terra. Appunto, fatemi dire questa cosetta qui. Riguardo controlli, io vi leggo una cosa che ho io. La prima disposizione per i controlli a caselli fu data dal PM Vigna il 15 luglio 1985. Troppo tardi, quindi, indicati in modo specifico all'uscita di Firenze Sud, Firenze Certosa, Firenze Signa, Firenze Nord, Barberino di Mugello, Incisa Valdarno, Calenzano, Prato, solo nei giorni festivi e prefestivi nella fascia oraria 19:03 del mattino fino al 30 settembre 1985. Il 25 luglio 1985, siamo all'estate finale, il sostituto procuratore dottor Bellitto interessa tutti i sindaci, per dire i mezzi che avevano all'epoca, interessa tutti i sindaci dei comuni intorno a Firenze affinché siano sensibilizzati i comandi di polizia municipale per servizi di osservazione da eseguirsi per il mese di settembre, per l'appunto, su una strada di transito opportunamente scelta dal comando di polizia municipale. Dovevano annotare le targhe, gli orari di passaggio di auto e moto con a bordo una sola persona. I dati andavano inviati all'ufficio della SAM e non erano servizi a tappeto e le strade erano scelte a discrezione. Appunto. Quindi questo ci dà un po' la misura. Non ci arriveremo mai. Allora. Bravo. Allora, io poi ti dico una cosa, se posso permettermi, riguardo a quello che hai detto. Mi trovo perfettamente d'accordo con te, per quanto riguarda il partire. Lasciamo da parte il 68. L'esperienza che ho fatto io, se dovessi dire a uno, guarda, parti ora, io ti direi, guarda, dimenticati tutto, lascia stare tutto quanto, pensa al serial killer solitario, unico, quello che tu vuoi, pensi alla cosa più semplice, cioè un serial killer mai visto e mai conosciuto. E io questo ho fatto per tanto tempo e credo che sia una cosa proficua da fare, perché ti libera da tante cose. Ma dove sei arrivato però? E sono arrivato un giorno, mi sono detto, ma sta pistola è stata vista. Ma mi fai, io ti giuro, perché anche per un problema mio che io l'ho vissuto, cioè quando partì la pista sarda, a me mi sta sulle palle, non capivo una sega di sti Vinci, sti Mucciari, Eva Vinci, Salvatore, ma quanti ce ne sono? Mele, uno, due, non ci si capiva nulla, la gente si era veramente scocciata di questi nomi qua. E io avevo questa cosa, io non ho letto mai il rapporto, mi sono rifiutato per anni, mi rifiutato di leggere il rapporto Matassino, Sentenza Rotella, tutto quello riguarda la pista sarda. E poi un giorno... poi alla fine un giorno mi sono detto, però vacca miseria, sta pistola qualcuno l'ha vista, io mi ricordo questa cosa qui, ma che cosa è stato detto di questa pistola? E lì tu smetti di partire da zero, tu parti e purtroppo ti imbatti in quello che hai detto tu. E quel problema ce l'hai, però quello che ha detto è giustissimo, cioè
partire dalla fra virgolette tabula rasa, però non puoi poi prescindere da, da quello che sta, perché alla fine sto cavolo di 68 bisogna affrontarlo in un modo o in un altro, in un modo o in un altro, no? Certo. Però magari se ti arriva dopo che te ti sei fatto una cultura fra virgolette, aiutami in questo sì, senso, intendevo che, proprio questo hai detto giustamente, una cosa matematica è una cosa complessa, affrontiamola a gradi, quindi prima il problema generale, poi lo spezzettiamo e poi, però prima poi ti ci imbatti. Io almeno l'ho detto sempre, mi sarebbe piaciuto tanto poter escludere, tornare via libero di poter pensare a un serial killer, ma purtroppo c'ho sto discorso del 68 che ti capisco. Però sai chi lo diceva? Sai chi lo diceva in una sua arringa? Santoni Franchetti. Hai visto? Saremmo tutti più contenti se non ci fosse di mezzo. Porca 68. Miseria, se saremmo tutti più contenti, ma sicuramente. Però c'è però ecco, io davvero dovessi dire, guarda, dice, mi dà un consiglio per studiare sto, guarda su, prendi i testi, prendi le cose, non ti dare un nome, non fissarti su un nome, non cercare neanche di saperlo, cerca di capire le dinamiche che ci stanno dietro, poi dopo puoi anche pensare a, a infognarti, perché a quel punto entri nelle sabbie mobili di cercare di dare una spiegazione un po' più dettagliata, e lì io mi dispiace, io mi arrendo, non so che fare. No, ma anche perché ragazzi, scusatemi, poi concludo. No, anche concludere? Perché dobbiamo chiudere. Cioè, no, dico una cosa poi ti saluto, scusate. Anche perché, cioè, non si è mai vista una cosa così incasinata da una parte, così piena di coincidenze, cioè ce ne sono talmente tante coincidenze, tanti incasinamenti, tante palle, tante suggestioni, che cioè, io penso che non ci sia un altro caso al mondo con così tanta roba, cioè non è possibile, è veramente fuori da ogni logica. Ma infatti per capirci qualcosa ci vogliono anni di studi. Ma è una roba allucinante. Anni di applicazione. Ragazzi, si chiude, siamo in chiusura. Paolo, ragazzi, ti ringraziamo. Grazie. Ciao Paolo, grazie. Ciao, buonanotte. Bene, come avete capito, la trasmissione è in chiusura. Io ringrazio infinitamente sempre il patron Bronzi, che ha messo anche una foto dove, come dici, il killer torna sempre sul luogo dell'omicidio. Del delitto. Ringraziamo Vera Griezmann, Luca Scuffio di Prato, il professor Giampaolo Zanetti, Daniele ovviamente. Ricordo tutti gli appuntamenti. Ringraziamo anche il nostro simile autista che sta guardando il cellulare, Sergio Berni, sì, perché ancora non si sa se lo sarà. Ricordo gli appuntamenti: domenica pomeriggio, domenica mostruosa alle 14. Alle 14, domenica sera, premiere ovviamente di questa serata. Lunedì sera, occhio a notte, come le scrivo. Ragazzi, venite tutti il 13 a Scandicci, noi vi aspettiamo. Un abbraccio, buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte.